Segretario d'Appello. Gancitano. Presente. Foggia. Presente. Diacono. Assente. Urzotta. Presente. Mauro. Presente. Alestra. Presente. Diliberti. Presente. Gaiazzo. Assente. Firenze. Presente. Provenzano. Presente. Safina. Presente. Cangemi. Assente. Bonmarito. Presente. Arena. Assente. D'Annibale. Presente. Marascia. Presente. Caruso. Assente. Impeduglia. Presente. Tumbiolo. Presente. Giacalone Giuseppe. Presente. Zizzo. Presente. Foderà. Assente. Lorrito. Presente. Randazzo. Assente. La Grutta. Presente. Giacalone Isidonia. Presente. Alagna. Assente. Di Gregorio. Assente. Pernice. Assente. Ingargiola. Presente. Sualmia. Presente. Venti presenti. La seduta è valida visto che siamo in seduta di prosecuzione. Quindi invito i consiglieri a stare seduti. Metto in votazione il punto 7 all'ordine del giorno. Chi è favorevole si è seduto, chi è contrario si alza, chi è seduto dichiari. Favorevole. Favorevole. Marascia. Foggia. Bonmarito. Diliberti. Consiglio La Grutta, lei com'è? Consiglio La Grutta. Come? Astenuto La Grutta. Favorevole Firenze. Zizzo. D'Annibale. Provenzano. Tumbiolo. Impeduglia. Ingargiola. Giacalone Sidonia e il presidente. Contrario. Bonmarito, ti ho detto, favorevole. Sì. Contrario nessuno. La Grutta. Astenuto, non devo. 14 presenti, 13 favorevoli, un astenuto. Il punto numero 7 viene approvato. Viene metto in votazione. C'è di che c'è un voto sul metodo di seguità? Assolutamente no, consigliere Grutta. Consigliere Grutta. È un voto tecnico, consigliere Grutta. Metto in votazione l'immediata esecutività. No, consigliere Grutta. Consigliere Grutta. Chiedo al segretario generale di darmi un supporto, grazie. Io sono per la libertà di espressione. Il nostro regolamento non lo disciplina. Il presidente deciderà il da farsi. Grazie, segretario. Metto in votazione l'immediata esecutività. Che è favorevole si è seduto, che è contrario si alza, che è seduto di cari. Favorevole Foggia, Marascia, Bonmarito. Lei come consigliere La Grutta? La Grutta, come lei consigliere La Grutta? Astenuto La Grutta. Favorevole Zizzo, Firenze, Provenzano, D'Annibale, Tumbiolo, Impeduglia, Ingargiola, Giacalone Sidonia e il presidente. Astenuto La Grutta. Presenti 13, favorevole 12, un astenuto, l'immediata esecutività viene approvata. Passiamo al punto 18 come da prelievo. Mozione convenzione triennale tra Siciliana Gas S.p.A. e il Comune Mazzara del Vallo. Prego il consigliere La Grutta di illustrare l'atto. Venga qua, gli do il suo atto, consigliere La Grutta. Io invito i consiglieri comunali a stare in aula perché ci sono dei punti che vanno in scadenza nel mese di dicembre. Grazie Presidente, Consiglio, Giunta, cittadini che ci ascoltano da casa. Io in una
certa qual misura sono un attimo basito dal fatto che certi consiglieri comunali, fra cui io primo firmatario di questo documento, di questo atto indirizzo, siamo stati tra virgolette costretti a dover presentare un atto di indirizzo di questa natura per arrivare a portare in consiglio chi ci amministra, ovvero il sindaco, per relazionare su una questione che i cittadini tutti abbiamo vissuto in questi ultimi 30 e più anni, e abbiamo vissuto senza rilevare tangibili benefici. Consigliere, un attimo attenzione per favore. Parliamo della convenzione trentennale tra la Siciliana Gas S.p.A., adesso Italgas, perché il diritto nel corso del tempo è passato Italgas, e il Comune di Manzana del Vallo. Leggo chi sono i firmatari. Io sono il primo firmatario, poi ha firmato anche Norrito, Randazzo, Cangemi, Safina, Alestra, Diliberti e anche il consigliere Mauro. So che anche altri avrebbero voluto firmarla per poterla presentare in aula, però siccome, come sappiamo dal regolamento, i documenti hanno un certo iter temporale per essere discussi in aula, per evitare di oltrepassare questo tempo limite stabilito dalla convenzione, bisogna presentarlo entro una certa data, e quindi ci sono solo queste firme, ma annuncio tranquillamente che molti altri avrebbero voluto firmarla. La leggo in modo tale che tutti i presenti, ma anche i cittadini a casa e soprattutto l'amministrazione e il sindaco, ne abbiano contezza. Allora, i sottoscritti consiglieri comunali, visto il vigente regolamento sui lavori del Consiglio Comunale, premesso che il Consiglio Comunale, con deliberazione numero 61 del 1981, esecutiva ai sensi di legge, ha istituito nel territorio comunale il pubblico servizio del gas a mezzo rete di distribuzione urbana per usi civili, commerciali, artigianali e della piccola industria, affidando a suo tempo alla Siciliana Gas la concessione per la costruzione e gestione della rete, vista la convenzione stipulata in data 27/5/1981, il reperto numero 3827, tra il sindaco pro tempore, avvocato Nicolò Vella, e il procuratore generale pro tempore della Siciliana Gas S.p.A., ingegnere Vincenzo Balducci, visto l'articolo 9,1 e 2 della succitata convenzione, ho preferito scrivere nel dettaglio, virgolettando, l'articolo a cui faccio riferimento alla convenzione, in modo tale che tutti ne abbiano contezza. Cosa stabiliva quell'articolo 9? Stabiliva la durata della concessione. Allora il Consiglio votò questo atto e la concessione, c'è scritto l'articolo 9, ha durata di 30 anni a decorrere. Attenzione Presidente, io vorrei un attimo l'attenzione in aula, anche perché la Siciliana Gas, oggi Italgas, è probabilmente una delle più importanti ditte che hanno rapporti col Comune. Questa convenzione forse è la più importante che il Comune ha con una ditta. C'è questo rapporto da 30 anni, da oltre 30 anni, forse se è il caso di discuterlo ci sarebbe opportuno avere tutti la dovuta attenzione, Presidente. Quindi siccome vedo e sento consiglieri che insomma non stanno ascoltando. Stanno ascoltando. Grazie, ok. Allora, leggo l'articolo 9 della concessione, dove si stabilisce la durata della concessione. La concessione tra il Comune e la Siciliana Gas, oggi Italgas, la concessione ha durata di 30 anni, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'inizio della prima erogazione del gas, come da comunicazione della concessionaria. Quindi, si votò nell'81 questa delibera, si fece la convenzione. Gli effetti della convenzione si hanno dalla prima erogazione in territorio cittadino dell'erogazione del gas. Qualora almeno un anno prima della scadenza della concessione, quindi al 29° anno, il contratto non venga denunciato dal comune o dalla concessionaria, la concessione stessa si intenderà tacitamente prorogata alle stesse condizioni per altri 10 anni.
Quindi questo si stabilì allora e questa è la natura del rapporto che si instaurò. Quindi al 29° anno o il comune o la ditta concessionaria, se vogliono interrompere il rapporto e rimodulare il tutto in maniera diversa, al 29° anno devono dirlo, scriverlo e fare tutti gli atti utili e necessari. Considerato che nel corso di questi anni i diritti derivanti dalla suddetta convenzione sono stati acquisiti da Italgas, che ha acquisito la proprietà e quindi tutti i diritti che aveva Siciliana Gas, rilevato che con nota protocollo 51.061 del 23 luglio 2010, attenzione, questo è un passaggio importante, l'ingegnere Giuseppe Beltramo comunicava al comune di Mazara del Vallo che in data 16 febbraio 1989 ha provveduto a notificare al comune di Mazara del Vallo la data di inizio di erogazione del gas metano nella rete di distribuzione di primo impianto avvenuta il 1 gennaio 1989. Quindi il 1 gennaio 89 è avvenuta la prima erogazione ed è stata notificata al comune e pertanto in applicazione delle disposizioni della suddetta convenzione il contratto di concessione avrà la sua scadenza, questo lo comunica Italgas, l'ingegnere Beltramo, avrà la sua scadenza il 31 dicembre 2018, quindi 30 anni dalla data della prima erogazione scadranno il 31 dicembre 2018, ma abbiamo detto che nell'articolo 9 c'è scritto che al 29° anno chi si volesse ritirare deve comunicarlo, deve attivare gli atti conseguenziali e quindi, cito testualmente, il contratto deve essere denunciato dal comune o dalla concessionaria. Preso atto che se almeno un anno prima della scadenza della concessione il contratto non verrà denunciato dal comune o dalla concessionaria, la concessione stessa si intenderà tacitamente prorogata alle stesse condizioni per altri 10 anni. Quindi se entro il 31/12/2017, quella è la data del 29° anno oltre la quale non si può andare, si rimane tutti in silenzio, se questo comune attraverso il suo rappresentante, il sindaco Cristaldi, se in questo comune si rimane in silenzio, se il sindaco rimane in silenzio e non attiva un percorso diverso, per 10 anni continueremo a vivere le condizioni che abbiamo vissuto rispetto a questa concessione. Tutto ciò premesso in considerato, quindi, il Consiglio Comunale cosa fa? Si impegna in via urgente il sindaco onorevole Nicola Cristaldi a relazionare in aula consiliare sulla natura delle intenzioni di codesta amministrazione riguardo al rinnovo della concessione, perché fino adesso non lo ha fatto, ovvero a relazionare in aula in consiglio se intende rinnovare tacitamente la stessa alle medesime condizioni attuali per ulteriori 10 anni, il silenzio assenso ci costerà 10 anni ulteriori di convenzione, o se intende esercitare la facoltà di procedere all'affidamento del servizio in oggetto mediante gara ad evidenza pubblica nei modi e termini di legge, nel caso in cui si ritenga si possa ottenere migliore vantaggio per la città. Quindi, siccome siamo al 7 dicembre e mancano quanto? 20 giorni, 23 giorni, cortesemente il sindaco può venirci a relazionare a noi consiglieri comunali legittimamente eletti dal popolo, così come lui, sulle intenzioni che ha questa amministrazione comunale, ovvero se intende rimanere in silenzio e vuole tacitamente proseguire il rapporto per altri 10 anni alle medesime condizioni, ce lo venga a dire in aula. Se invece vuole cambiare tutto e provare a rimodulare questo rapporto dando in appalto e quindi magari il comune ha la possibilità anche di ricevere somme da chi volesse gestire queste tubazioni che stanno nelle strade cittadine. Attenzione, io voglio precisare una cosa, Presidente, questa convenzione non ha nulla a che fare con la convenzione sul demanio marittimo, quindi quella a mare. Questa convenzione è di diretta competenza del comune, perché si tratta delle strade demaniali comunali e dell'impianto che c'è a Capofeto. Quindi chi può decidere su questa cosa non è
né il Ministero, né consigliere, la Regione, né la Capitale silenzio. Di Porto. Su questa consigliere cosa... Consigliere, conclusione. Ho finito. Che già abbiamo fatto un Consiglio Comunale certo. aperto, mettiamo in votazione quest'anno. No, Presidente, questo, vedi, lei... No. lei, lei... Apra la discussione generale. Votiamo quest'anno e andiamo no, avanti no, con il lavoro. Attenzione, il Consiglio aperto, e questo è l'inganno su cui tanti cadono. Il Consiglio aperto è stato sulla Convenzione demaniale marittima, su cui il Comune ha una parte piccola di competenza, importante ma c'è competenza. Su questa situazione, sulla detubazione cittadina del gas, così come il bar paga il suolo pubblico e lo paga direttamente, decide direttamente il Comune, sulla concessione delle tubazioni che ci sono nelle strade cittadine ha diretta competenza ed esclusiva competenza il Comune. Cosa vuole fare il Sindaco? Ce lo può... venire a dire in aula il sindaco Nicola Cressaldi, visto che in aula c'è venuto solo due volte, in quest'aula c'è venuto grazie, dal 2014 oggi all'insediamento e al consiglio aperto sui rifiuti, poi andò via e non è mai più tornato in aula, che venga a relazionarci su questa cosa. Presidente, io ho visto sulla mozione un refuso, chiedo al segretario eventualmente di rettificarlo così come se possibile. Grazie. Consigliere La Grutta. Apro la discussione generale, non vedo a chi sto parlando, al consigliere Mauro, prego, la facoltà. Sì, grazie signor Presidente. Vorrei dire a proposito di quest'atto che materialmente io, consigliere La Grutta, non l'ho sottoscritto per un problema di impegni me, ma assolutamente l'ho condiviso e ho apposto la firma successivamente. Credo che questa sia una vicenda che riguarda l'intera collettività e che davvero possa anche cambiare le carte in tavola rispetto al nostro futuro. Perché se è vero come è vero che si può rinegoziare in questo caso una concessione che riguarda, ripetiamo, sono due aspetti diversi rispetto all'altra questione che riguarda la concessione demaniale. Questa riguarda, come dire, la rete del gas. E credo che ci siano le condizioni per poter rinegoziare, nel senso che il Comune non è soddisfatto del servizio e può legittimamente bandire una nuova gara. Io credo che dalla concorrenza, dal fatto di bandire una nuova gara, si possano spuntare condizioni certamente più favorevoli alla collettività. Perché ricordiamoci che questa è una convenzione che è stata assicurata con Consiglio La Grutta circa 30 anni fa, no? Circa 30 anni. Credo che le condizioni siano completamente cambiate, completamente diverse. E pensiamo, dal momento che ho condiviso questo atto, questa proposta, pensiamo che ci siano le condizioni per poter rivedere quell'accordo, poter bandire una nuova gara e poter certamente avere condizioni più favorevoli, ripeto, condizioni più favorevoli per la cittadinanza, per il singolo cittadino. Perché non dimentichiamo che in questo momento ci sono ampie zone della nostra città che non sono servite dalla rete del gas. Quindi non è questo un ordine del giorno pretestuoso o polemico, anzi è un invito che viene fatto all'amministrazione in questa direzione, di poter dare la possibilità, diciamo, a tutti i cittadini intanto della città di essere serviti dal gas a condizioni più favorevoli e senza che il Comune di volta in volta, perché signor Presidente non dimentichiamo che il Comune di volta in volta, ricordo, nei vari piani annuali e triennali ha stanziato delle somme proprie per poter addurre o poter portare il gas in alcune zone della città. Quindi per evitare questo e quindi per poter evitare di investire risorse proprie, credo che si possa stipulare una nuova convenzione e bandire una nuova gara all'interno della quale si debba prevedere la metanizzazione dell'intera città, dove il cittadino non debba pagare nulla e anzi ci possa essere un arricchimento per la città. Perché non dimentichiamo che, consigliere La Grutta, si possa anche introdurre nel bando una previsione di royalties per il Comune di Mazara del Vallo, che in questo momento mi pare non ci siano. Cosa sono le royalties? Lo spieghiamo ai cittadini. Sono delle entrate che il Comune può certamente avere dal fatto di bandire una nuova gara. Ripeto, questa è una gara bandita 30 anni fa e le condizioni del mercato, ma del mondo intero, sono cambiate. Ci sono quindi tutti i presupposti affinché la Giunta, in questo caso il Sindaco, assuma un'iniziativa seria dove si rescinde, diciamo, il contratto, non soprattutto non si rinnova tacitamente, perché non dimentichiamo che c'è l'altra questione delle concessioni demaniali sulle quali, diciamo, secondo me bisognerebbe anche lì aprire un ragionamento, mi riferisco alle concessioni demaniali delle condotte, che sono cose diverse che adducono il gas dalla GE all'Italia, dove anche lì l'amministrazione non mi pare, e soprattutto il sindaco non mi pare che abbia fatto una bella figura, perché non dimentichiamo che... Consiglieri, per favore!
Presidente, io credo che quando un consigliere, se non siete interessati, consigliere Mauro, vada avanti. Lo dico, se non siete interessati, che escano e vadano a parlare fuori. Ma sto parlando di cose che riguardano la città. Rispetto all'altra vicenda della concessione trentennale e demaniale, ripeto, delle condutture, abbiamo assistito ad una posizione dell'amministrazione, del sindaco in particolare, almeno inquietante, perché non dimentichiamo che non si è presentato a ben 3 conferenze di servizio e quella concessione è stata rinnovata d'ufficio. È un fatto inquietante, secondo me, rispetto al quale il sindaco dovrebbe rispondere alla città. Non si capisce come mai quell'opportunità che è ancora in campo, attenzione, quell'opportunità ancora in campo, perché credo che il comma 6 della convenzione che è stata approvata preveda la possibilità che il sindaco chieda a nome della città che venga ripristinato lo stato dell'arte. Ricordiamoci che c'erano dei documenti ufficiali da parte del Ministero delle Infrastrutture che certificavano che l'erosione della specie di tonnarella era dovuta alla localizzazione di quelle condutture e che soprattutto la SNAM allora non ha eseguito i lavori a regola d'arte, e quindi si chiedeva che quelle condutture o quei lavori venissero adeguati. Tutto questo il sindaco non lo ha fatto, penalizzando la città, e non si capisce, e non riusciamo a capire come mai il sindaco per ben 3 conferenze di servizio non si è presentato facendo rinnovare d'ufficio quelle 3 convenzioni. Una grandissima opportunità per far risollevare questa città è stata vanificata e non si capisce qual è il motivo. Non vorrei pensare come altri a male, però un dato è certo: per ben 3 conferenze di servizio l'amministrazione, essendo in particolare, è stato assente. Consigliere, la conclusione. E si potevano in quelle sedi far valere tutti i diritti della cittadinanza. E non è stato fatto. Comunque io chiudo l'intervento, signor Presidente, e sono assolutamente favorevole all'approvazione di questo ordine del giorno e che si possa davvero innescare un processo virtuoso. Il sindaco deve fare l'interesse della collettività, esclusivamente l'interesse della collettività. In questo momento non ha fatto certamente l'interesse della collettività e non so, non immagino neanche quale interesse possa aver fatto. Grazie. Grazie consigliere Mauro. Ha chiesto di parlare il consigliere Burzotto, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, Giunta, Aula. Presidente, questo a mio avviso, ed è così, è uno degli atti più importanti che si sta trattando e stiamo trattando in quest'Aula, quindi spero comunque che l'amministrazione si adotti prima possibile affinché non possa scadere questa convenzione e possa essere rinnovata al migliore dei modi e il più vantaggiosa possibile per la nostra comunità, visto e considerato che potremmo avere tantissimi sgravi e servizi in più. Ricordo a tutti, a me stesso e all'Aula, che in merito a questa problematica chi vi parla, assieme al consigliere Giacomo Cangemi, che saluto, che per adesso è impegnato, sta facendo delle visite mediche, avevamo a suo tempo presentato un'interrogazione, appunto sviscerando tutto, ne avevamo parlato anche con l'amico Nicola Lagrutta, sviscerando appunto tutti questi problemi e quali erano le nostre perplessità in merito alla scadenza. Quindi, ripeto, mi auguro che l'amministrazione si attivi quanto prima, perché lì appunto abbiamo dei grossi vantaggi che potremmo sfruttare per la nostra comunità, come sgravi, servizi, anche qualche piccola royalty legata al pompaggio, visto e considerato che dal nostro territorio e dalla nostra stazione di pompaggio sita a Capofeto passa l'80% del fabbisogno di metano che serve tutta l'Italia, e quindi si parla di numeri, basterebbe anche un minimo centesimo, pochi centesimi a metro cubo che passano dalla nostra centrale per poter veramente avere un grosso introito per le casse comunali e sgravare quelle che sono le tasse dei cittadini. Grazie. Grazie consigliere Burzotta. Ha chiesto parlare il consigliere Firenze, prego, ne ha facoltà. Sì, grazie signor Presidente, colleghi consiglieri, amministrazione. Prendo la parola intanto per mettere in evidenza come realmente il Consiglio Comunale opera.
Certamente ieri è successa una cosa, diciamo, indecente, in quanto, come al solito, i consiglieri comunali vengono in aula per discutere dei problemi della città e non mi aspettavo certe posizioni da parte dei consiglieri dell'opposizione, che come al solito fanno dei giochetti di numero che non portano a niente. Io lo dico bello apertamente, perché nel senso, cioè, se poi ci sono i problemi della città, chi li affronta se voi andate via? Perché anche voi avete diritto al voto, e quindi in questo caso ieri bisognava il vostro voto, per non parlare di riconvocazione di consiglio comunale, sprechi e quant'altro. Abbandonando di nuovo questa discussione, mi rifaccio alla mozione presentata dal consigliere. La mozione è già risaputa che l'amministrazione la sta attenzionando in tutti i punti di vista, dal punto di vista legale, dal punto di vista l'amministrazione. Sì, diciamo, è già abbastanza chiarito. E comunque io non l'ho interrotta, consigliere Mauro. Consigliere, abbia un po' di educazione pure, consigliere Frenzi, diciamo, nel interrompere i colleghi. La convenzione in atto, c'è la l'assicurazione e riassicurazione da parte del sindaco, che sta essere viscerata in tutti i punti, in maggiori servizi che si possono chiedere, ed eventuali royalty e tutto quello che vogliamo. E quindi noi non possiamo che non essere favorevoli all'approvazione della mozione, perché questa è la direzione che l'amministrazione, nell'interesse della città, porterà avanti. Grazie. Grazie consigliere Ferenze. Consigliere Randazzo, prego. Grazie Presidente, Giunta, colleghi consiglieri comunali, cittadini. Presidente, ma a me sembra che qui qualcuno abbia preso qualche colpo e abbia perso la memoria. Consigliere Firenze, tutto il bene che le voglio, Presidente, mi rivolgo a lei. Qua, cioè, siamo arrivati a un punto veramente di non ritorno. Si fa la morale, tra l'altro io sono tra coloro i quali è rimasto in aula, un'opposizione che sta nel gioco delle cose, uscire dall'aula e mettere in difficoltà una maggioranza parlando che in questa maniera c'è uno spreco e non si possono affrontare i problemi della città, quando questa maggioranza è tra le maggiori espressioni di inefficienza e mancato attaccamento al bene comune, visto il Consiglio Comunale aperto il 29 luglio, Presidente, in cui questa maggioranza non ha partecipato. Io credo che bisogna dire la verità sulle questioni. Se si ha a cuore le sorti di questo territorio, bisogna essere sempre presenti in aula nei punti che valgono la pena spendersi, parlare e dialogare con questa amministrazione. Se non si ha territorio a cuore, si fanno figuracce come quella fatta il 29 luglio. Quindi non accetto che in quest'aula, nonostante qualcuno abbia dimostrato il contrario, si permetta di fare altre dimostrazioni, lezioni sulla regolarità dei lavori di questo Consiglio Comunale. E chiedo ai colleghi consiglieri comunali, pure d'opposizione, di essere più incisivi da questo punto di vista, Presidente. Cioè, qua oggi noi stiamo affrontando questo problema della Siciliana Gas con una certa calma, con una certa tranquillità. Chiedo all'amministrazione di intervenire, come abbiamo chiesto all'amministrazione di intervenire sulla questione SNAM. E visto che ci sono due esponenti della Giunta, io vi chiedo di intervenire. Uno, se voi avete a cuore le sorti della città, del bene comune, e siete pagati per amministrare e siete qui presenti per amministrare, voi dovevate essere presenti alla conferenza di servizio dell'altro punto della questione SNAM. Non l'avete fatto, quindi paradossalmente dimostrate che ci sono altri interessi, non di vostra volontà, attorno a quella deliberazione. Diciamo le cose come stanno. Due, adesso la Siciliana Gas c'è l'opportunità di rinnovare questa concessione per le tubature cittadine, per il trasporto del gas, a diverse condizioni, salvo lasciare tutto per com'è. E ricordo tra parentesi, caro Presidente, che nel 92 ci fu un intervento del sindaco Cristaldi, allora consigliere comunale, in cui diceva: fra 30 anni, quando ci sarò io sindaco, ci penserò io a sbrigare tutte queste cose. E non mi venite a raccontare che l'amministrazione sta attenzionando gli avvocati. Allo stato attuale negli uffici comunali non c'è nessuna documentazione che prova l'interesse di questo comune a sbrogliare questa matassa. Quindi queste sono le questioni.
Qua parla che un anno prima della scadenza l'amministrazione deve far valere le proprie ragioni attraverso l'ufficio legale, dettando le condizioni per questo nuovo contratto che si deve firmare. Voi lo sapete, per esempio, non lo sapete perché nemmeno ne avete coscienza dei problemi di questo territorio, che in quella convenzione fu dichiarato che la Siciliana Gas avrebbe costruito la rete del gas del proprio territorio, del territorio di Mazara del Vallo, a spese proprie. Voi sapete come è andato a finire? Hanno fatto i lavori e hanno addebitato le spese al comune di Mazara e alla regione siciliana. Oppure voi lo sapete o siete troppo indaffarati a fare altro, a non fare nulla, che questa Siciliana Gas fa pagare oggi al cittadino mazarese un parametro per il gas, conteggiando la distanza tra Mazara e la sede legale che si trova in Emilia Romagna, e qui da quest'anno passano circa, Presidente, 3,07 miliardi di metri cubi. Quindi sono due le cose: o avete a cuore le sorti di questo territorio intervenendo legalmente con documenti scritti, o significa che qualcuno specula con questi colossi, con queste multinazionali, ed è d'accordo e magari abbia tratto benefici. Quindi chiedo adesso, Presidente, io terrò il microfono acceso fino a quando gli assessori non interverranno, non daranno le giuste risposte all'amministrazione comunale. Ma cosa sta dicendo? Presidente, ora lei tiene il microfono acceso, io glielo spengo, io glielo spengo, lei deve avere rispetto, consigliere Andazzo, lei deve avere rispetto. Consigliere Andazzo, io lo richiamo all'ordine, consigliere Andazzo. Lei cosa sta consigliere Andazzo, io lo chiamo all'ordine, consigliere Andazzo. Lei le deve smettere, consigliere Andazzo. Lei non può dire tutto quello che vuole, consigliere Andazzo. Lei la deve smettere, consigliere Andazzo. No, consigliere Andazzo, non è così. Se vuole, non è così. Consigliere Andazzo, non è così. Vada alla conclusione del suo intervento. No, io fido, gli assessori mi devono dire cosa ha prodotto l'amministrazione in questi anni, in questi mesi, sulle due. Gli assessori risponderanno quando vogliono rispondere, consigliere Andazzo. No, grazie, consigliere Andazzo, l'assessore parla quando chiede di parlare, consigliere Andazzo. Quasi 30 milioni di miliardi di euro per questo territorio, devono rispondere adesso. A chi esce di parlare l'assessore del Bonanno, dove ciò è finito di parlare. Grazie Presidente, c'è sempre nervosismo in quest'Aula, non comprendo il perché. Adesso siamo passati alla procura di Caltanissetta, andiamo alla procura di Roma, Caltanissetta, Marsala, Palermo, la Cassazione dove è? A Roma, la Corte Costituzionale, ma abbiamo dei giudici in quest'Aula. Io rispondo quando mi pare e piace, non me lo deve dire lei quando devo rispondere. Lei non può imporre, lei non può essere arrogante e imporre a un assessore. Lei intanto mi faccia parlare, abbia l'educazione. Presidente, consigliere Andazzo. Presidente, lei la deve smettere, consigliere Andazzo. Presidente, consigliere Andazzo. Ordine, consigliere Andazzo, io vedo che la faccio buttare fuori. Voi dovete... La faccio allontanare dall'Aula, consigliere Andazzo. L'amministrazione deve rispondere. Consigliere Andazzo, sta rispondendo l'assessore Bonanno. Lei la deve... Non avete risposto, questo dovete dire, non dovete dire nient'altro, né sarcasmo né barzellette. Avete risposto, sta rispondendo l'assessore, lei deve stare zitto, consigliere Andazzo. Forza, risponda. Consigliere Andazzo, risponde quando vuole rispondere, consigliere Andazzo. Deve avere rispetto. Sta parlando con me. Deve avere rispetto, consigliere Andazzo. Gentilmente si deve accomodare, consigliere Andazzo. Lei sta parlando con me, deve rispondere, non ho capito. No, lei sta imponendo. La seduta è sospesa.
24 su 30 riprendiamo il lavoro dopo la sospensione. Ha chiesto di parlare il Presidente, chiedo risposta all'amministrazione. E invito i vigili a far allontanare il consigliere Randazzo, grazie. Presidente. Gentilmente potete far allontanare il consigliere Randazzo che dobbiamo andare avanti con i lavori. Quindi l'amministrazione non ha alcun interesse perché consigliere Randazzo. Consigliere Randazzo. Lei ci deve far andare avanti con i lavori, per Presidente, favore. Io lo chiedo io, per favore. La cittadinanza è il futuro di questa città e chiede risposte sugli atti in questione dell'amministrazione comunale. Grazie. Presidente. Quindi invito io i vigili, per favore, a far andare con il Randazzo. Avete prodotto qualcosa? Una risposta. Una soltanto. Signor Vigile, per favore faccia allontanare il consigliere Randazzo. Assessore Ballatore, le chiedo per carità, con educazione, una risposta. Avete prodotto qualcosa o non avete prodotto qualcosa? Solo questo. La risposta dell'amministrazione è che invita i propri consiglieri a votare la mozione che recita testualmente di far venire a relazionare il sindaco in quest'aula. Grazie. Grazie, assessore. Consigliere Lestra, prego. Grazie Presidente, amministrazione, colleghi consiglieri, cittadini. Presidente, è un po' difficile prendere la parola dopo questo momento di tensione che si è verificato in aula. È sempre poco gradevole dover assumere toni magari troppo forti, esasperati, però è anche vero che le richieste di questa parte del Consiglio Comunale sono state da tempo portate avanti e disattese, perché questo argomento di cui stiamo discutendo non è una banalità. Queste sono veramente le cose per le quali si parla degli interessi e del bene della città. Sono queste le cose. Quando noi diciamo facciamo il bene della città, beh, questo è proprio un momento in cui si sta parlando del bene della città. L'ordine del giorno che io ho sottoscritto chiede la presenza del sindaco in aula, che ci venga a relazionare sul discorso. La SNAM, la concessione demaniale è un aspetto, come ha fatto presente il consigliere La Grutta, noi stiamo parlando della distribuzione della rete del gas in città. Apprendiamo dalla opposizione che il sindaco e l'amministrazione hanno già preso in carico questa problematica. Ma dico io una cosa, ma perché noi, anche se siamo all'opposizione, non è che non siamo cittadini di questa città, non è che non siamo consiglieri comunali, quindi perché non se ne parla tutti insieme? Questo non è un discorso che ha un colore politico, non è che è un discorso né di centro, né di destra, né di sinistra, né di maggioranza, né di opposizione, questo è un discorso che riguarda la città di Mazara, i cittadini di Mazara. Il bene della città, il famosissimo bene della città, quindi l'interesse di un'intera comunità, è un interesse che va discusso con tutte le forze politiche, con tutti. Non è non si fanno le riunioni carbonare e noi non sappiamo niente di che cosa sta succedendo, visto che abbiamo appreso ora, in questo momento, che l'amministrazione si sta interessando e si sta muovendo in questa direzione. Ma perché noi non lo dobbiamo sapere? Perché non dobbiamo conoscere quello che sta avvenendo e come si sta muovendo il nostro sindaco e l'amministrazione, l'intera amministrazione comunale? Io questo dico, cioè, poi i toni giustamente si esasperano, perché quando si tiene nascosta la verità su certe cose, giustamente poi ci si pone in maniera un po', cioè chi magari ha un atteggiamento più dirompente e magari viene fuori con certi discorsi che sicuramente non piacciono a nessuno, non fanno il bene di nessuno, però dico, parlare di una cosa
che interessa la collettività tutti insieme, credo che sia un fatto di grande democrazia, di grande civiltà, di grande impegno politico da parte di un sindaco. Quindi io ho appreso adesso che questo ordine del giorno verrà votato favorevolmente, quindi conseguenzialmente noi avremo la presenza del sindaco in aula che ci verrà a relazionare su questa tematica. Questo, a questo punto, c'è, visto che c'è questa presa di posizione anche da parte dell'assessore che ci comunica che verrà votato e che quindi il sindaco verrà in aula, questo non può che fare piacere. In questo modo avremo modo di ascoltare tutti quanti, noi, non solo noi, ma anche i nostri concittadini, su quello che vuole essere il futuro di questa città in questo campo. Però fermo restando che rimane in sospeso il discorso della concessione demaniale. Questo è un discorso che è stato affrontato a suo tempo quest'estate nel Consiglio Comunale Aperto, al quale Consiglio non ha partecipato nessuno della maggioranza, e quindi in questo campo noi non abbiamo avuto nessuna precisazione, nessun chiarimento, nessuna delucidazione sull'atteggiamento della nostra amministrazione. Grazie. Grazie consigliera Restra. Consigliera Safina, prego. Grazie Presidente, Giunta, colleghi consiglieri, cittadinanza. Veda Presidente, io non sono uno di quello che fa sempre polemica a tutti i costi, però essere accusato di una mancanza di approvazione di una delibera perché siamo usciti, ha fatto venire meno il numero legale, mi prende male, perché non voglio né gloria e né ricordi. Io ho fatto e faccio sempre il mio dovere di consigliere comunale. Quella delibera che si è approvata, e mi riguardo sulla discussione Sicilia, è nata grazie all'interessamento della prima commissione, perché come era presa la piega, quella delibera non veniva nemmeno ha concesso la maggioranza di esprimere un'opinione, me la faccia vedere, fare bene. Vada sul punto, me la faccia e dentro nel punto. Quindi se quella delibera è arrivata è grazie alla prima commissione, che abbiamo fatto un lavoro magistrale, perché se no Mazzara del Vallo pagava lo scotto di perdere 4-5 milioni di euro per l'inefficienza, ancora ripeto, dell'amministrazione comunale e dei suoi uffici e della sua dirigenza. Detto questo, vado avanti, non si possono accusare i consiglieri che fanno il proprio lavoro. Vado sul punto. Noi stiamo discutendo qualcosa che effettivamente dobbiamo fare giornalmente come consiglieri comunali, perché stiamo finalmente operando per il bene della nostra città. Se siamo qua tutti riuniti è per dare una mossa a questa amministrazione dormiente o che fa finta di dormire, non lo so. Stanno scadendo dei contratti importantissimi, non mi voglio incavolare, ma voglio suscitare almeno un'emozione da parte di questi consiglieri comunali. L'amministrazione poco fa ha detto nella voce dell'assessore che voterà la mozione, non ci fanno questo regalo. Non è il regalo di Natale, vogliamo che si interessano del problema e che lo rendano pubblico le cose che fanno. Non devono far scadere i concorsi, tutto quello che arriva in beneficio di questa città, ma devono collaborare assieme a noi. Questa mozione non è a favore dell'opposizione, non è a favore di qualche consigliere che l'ha sottoscritto, tra cui anche il mio nome e il mio partito. E a beneficio di tutta la città. Noi siamo di Mazzara del Vallo, noi sulle nostre spalle, sulla nostra testa c'è una bomba atomica che è attenzionata da tutto il mondo, l'ho detto nel Consiglio Aperto che c'è stato, solo i mazzaresi non lo sanno. Abbiamo l'interesse mondiale su di noi, eppure scadono i contratti o a breve scadranno i contratti e nessuno ne parla e stiamo tranquilli e sereni. Tutti assieme 30 consiglieri comunali votati dalla città ci dobbiamo mettere in prima fila, dietro la porta del sindaco e dell'amministrazione, giorno dopo giorno, a turno. Le carte devono uscire fuori, è finito il tempo della mortà, basta. 30 anni fa qualcuno ha detto fra 30 anni lo farò io il problema, mi auguro che non sia come quello di 30 anni fa. I tempi sono cambiati, signori. Abbiamo una famiglia, abbiamo delle famiglie, abbiamo dei figli, abbiamo degli eredi che verranno dopo di noi. Dobbiamo attenzionare queste cose.
Dobbiamo lasciare una città pulita, senza ombre. Se 30 anni fa hanno fatto delle cavolate, ora siamo in tempo per riprenderli. Il cittadino mazzarese paga più di un cittadino che è residente a Bologna. All'epoca sono stati promessi la metanizzazione dell'intera città, i contatori, gli allacci, il ripristino delle strade. Cosa abbiamo ottenuto? Le strade tutte rotte, senza ripristinate. Se uno fa la domanda paga l'ira di Dio per aver messo il contatore. E prima deve trovare la raccomandazione che vengono da Palermo. Se no non lo ottieni e se non hai soldi non metti il contatore. La zona Tonnerella, dove la maggior parte insiste quella bomba atomica, nessuna la metanizzazione, o quasi, è assente. Però abbiamo quel manufatto là, attenzione a tutto il mondo, ripeto sempre, e solo il mazzarese non lo sa, ovvero l'amministrazione non lo sa, il pericolo che c'è. Quindi io invito a tutti, non solo di votarlo, di fare una turnazione di fronte alla porta del sindaco e controllare e far uscire le carte pubbliche. Così possiamo dire l'amministrazione è con i mazzarese, con la città di Mazzara del Vallo. Bene fa il consigliere che mi ha preceduto. Tutti dobbiamo fare così. Dobbiamo essere tutti insieme finalmente, per una volta sola. Ormai le competizioni sono finite, elezioni non ce ne sono per adesso, non dobbiamo dimostrare niente a nessuno. Non siamo candidati, siamo tutti consiglieri comunali. Dobbiamo dimostrare almeno una volta, tutti assieme, per dire ce l'abbiamo fatta. 30 anni fa sono stati altri a creare questo disastro. Stavolta saremo noi a prenderci magari una piccola medaglietta, sarà questo sindaco, aggiungo, a prendersi il plauso di aver messo le cose a posto. Grazie Presidente. Grazie consigliere Safina. Consigliere Gargiola, prego. Consigliere Mauro, non è il caso né il momento di questo suo sarcasmo, non lo... Consigliere Gargiola, si provoca a me per favore. Non mi appartiene, non lo... Anche perché lei sa che io sono un tipo molto sensibile e suscettibile, per cui evitiamo di entrare nel merito questo momento di scherzare con cose che possono toccare la suscettibilità delle persone. Signor Presidente, colleghi consiglieri e amministrazione, non era questo l'intervento che io volevo fare, però il mio carattere mi impone di entrare, se lei gentilmente... Consigliere Randazzo, si può accomodare. Se lei gentilmente me lo permette, Presidente, prima di entrare nel merito della discussione sulla mozione di cui io mi asterrò, e gli dico subito che mi astengo soprattutto perché... No. Randazzo, lei è già stato allontanato per altre cose, Presidente. Consigliere Randazzo, prego, già, per favore, già... Consigliere Randazzo, dai. Consigliere Gargiola, prego. Forse non è proprio il collega Randazzo. Consigliere Gargiola, si rivolga a me, vada sul punto dell'ordine del giorno. Né di sport, né di educazione, né di altro. Consigliere Gargiola, si rivolga a me. Proprio lui non me ne può parlare. E allora, dicevo io che ho fiducia alla procura di Marsala, per cui non c'è bisogno che lei mandi tutto a Caltanissetta, perché per me le procure sono tutte uguali e sono sicuro che lei manderà, come ha mandato altre volte, tutto alle procure di cui lei ritiene più opportuno e che siano inviate. Oggi ho visto la mancanza di educazione nei confronti non solo suo ma nei confronti del Consiglio Comunale. Non è lo stile che mi appartiene. Consigliere Gargiola, le chiedo... Consigliere Gargiola, sì, lei vada sul punto. Consigliere Gargiola, abbiamo chiarito tutte cose. No, io non l'ho chiarito. Vada sul punto. Consigliere Gargiola, io andrò sul punto, però sicuramente non farò. Ma quello che è avvenuto oggi non può passare inosservato. Non può passare inosservato, come non è passato inosservato nei precedenti consigli comunali, non di questo consiglio, perché questo consiglio comunale si è sempre contraddistinto per la sua serietà, per la sua educazione, per il suo stile.
E questo, lo stile dimostrato di oggi, non è lo stile di un consigliere comunale, e a me questo non mi appartiene, come credo non appartenga alla maggior parte di questo consiglio comunale. Volevo entrare nel merito di una battuta di un consigliere poc'anzi. Certo, ognuno di noi ha il proprio carattere, consigliere Mauro, me lo permetta, ha il proprio carattere. Io sarò più sensibile, più suscettibile. Si dice qualche battuta in più, però ieri io non ho digerito, caro Presidente, il fatto che la minoranza sia uscita. Consigliere Cangione, io gliela chiedo, glielo chiedo io personalmente. Grazie, scusa. Lei gentilmente deve andare sul punto. Va bene, allora sul punto, entro sul punto immediatamente. Dico che io mi astengo nel votare questa mozione, perché l'avrei votata volentieri e favorevolmente, ma per quello che è successo e per quello che ha poi detto anche l'assessore Ballatore, che sicuramente verrà il sindaco poi a poter discutere, parlare col Consiglio Comunale su questa faccenda. Non è il caso che noi puntiamo il dito, Safina, non c'è niente di... Poi lei, non me ne voglia, non c'è niente di scherzare, questa è una mozione molto importante, sicuramente verrà e dovrà venire l'amministrazione, non me ne voglia il collega Ballatore, l'amico Ballatore, verrà il sindaco a dover discutere e parlare su questa mozione, per cui è una mozione che può essere discussa, non è stata discussa nei 30 anni, tanti sindaci si sono succeduti. Certo, qualcuno 30 anni fa disse questa cosa, ma ci sono stati altri sindaci di destra, di centro, di sinistra, e non hanno risolto il problema. Il problema è di tutti, il problema è della città di Mazara, per cui va discussa e approvata. Per cui la mia astensione è motivata su questo senso. Grazie. Nel momento in cui sentirò il sindaco parlare di questa mozione in quest'aula e discuterla con tutti noi, io voterò poi favorevolmente. Grazie consigliere Gargiola. Qua c'è il comandante che aspetta per illustrare il suo punto all'ordine del giorno. Consigliere Liberti, prego. Grazie Presidente, per non farlo aspettare il comandante sarà molto, molto breve. Io sono uno dei firmatari della mozione. Sull'importanza già è stato ampiamente dibattuto, i colleghi dell'opposizione hanno evidenziato con toni, con stile diverso, l'importanza del punto. Intervengo semplicemente per cercare di capire un po', avere un chiarimento di natura politica, Presidente, perché ho apprezzato l'intervento fatto dall'assessore Ballatore, invitando i colleghi dell'opposizione e della maggioranza che sostengono questa amministrazione a votare positivamente la mozione. Sinceramente l'intervento del collega futurista mi ha un po' disorientato. Consigliere Liberti. No, sto cercando di capire se i colleghi diventano troppo problematici a favore di questa. Il consigliere Gargiola, solo questo, Presidente. Grazie, per cercare di capire. Grazie, consigliere Liberti. Non vedo più nessuno iscritto a parlare. Consigliere Foggia, prego. Prego, consigliere Foggia. Consigliere Foggia, prego. Grazie Presidente, amministrazione e consiglieri. Certo, l'atteggiamento di oggi non mi è piaciuto di questo consiglio comunale. Prendo un po' le distanze perché parto dal presupposto che la guerra porta morti e porta feriti. Quello che conta è affrontare il problema nell'interesse di risolverlo. C'è chi ci riesce, c'è chi non ci riesce, ma sempre nel rispetto delle regole, anche perché da casa sono molte persone che ci guardano, bambini, anziani, ammalati, e sarebbe opportuno lanciare un messaggio positivo e propositivo, anche perché siamo sotto le festività natalizie. Mi ricordo una legislatura che c'era un consigliere comunale che portava questa verve, poi candidato a sindaco. Consigliere Foggia, lei deve andare sul punto dell'ordine del giorno. Sul punto, Presidente, sul punto. Naturalmente mi vado a collegare al punto. Che tra l'altro mi ricordo quando ho presentato un'interrogazione io proprio sulla SNAM, era intervenuto e ha fatto un'azione molto simile. E alla fine ho visto che poi la città non l'ha premiato.
L'obiettivo è quello di portare dei risultati. Io sono convinto che questo consigliere comunale abbia trattato l'argomento nell'interesse comunque di trovare delle soluzioni di sensibilizzare l'amministrazione comunale, solo che ci sono metodi e metodi. Come dicevo nel 2014 ho presentato un'interrogazione in merito alla concessione per quanto riguarda per la SNAM, dove allora mi ricordo l'amministrazione non ha risposto. Certo, questo non mi ha fatto piacere, perché già comunque quel problema si era evidenziato, diciamo, in data utile, per cui sensibilizzare l'amministrazione comunale ad intervenire nell'immediato. E comunque poi, da quello che so, in automatico si è avuto poi l'autorizzazione ancora di esercitare nel nostro territorio. La stessa cosa succedendo con la Italgas. Io allora ho fatto delle proposte importanti, a mio parere, considerato anche quello che ha dichiarato poco fa il consigliere Mauro, che comunque io allora avevo fatto un'analisi in qualità di presidente di commissione, dove avevo invitato pure tutti i gestori dei lidi, di cercare di far intervenire la SNAM sul problema erosione della costa nell'interesse di fare il ripascimento. E allora non ho avuto nessuna risposta. Sarebbe stata una grande opportunità per la nostra città, perché la SNAM di solito in altre città realizza delle strutture nel mondo dello sport. Perché non si poteva far intervenire a livello economico e comunque realizzare il ripascimento della nostra spiaggia? Non si è avuta la volontà politica di farlo, e questo mi dispiace. La stessa cosa sull'Italia Gas. Che benefici ha la nostra città, i nostri concittadini? Anche perché diciamo che la condotta interessa tutto il nostro territorio, la condotta del gas. Sarebbe opportuno proporre degli abbattimenti anche dei costi. E allora lì sono d'accordo. Infatti io oggi ho sottoscritto questa mozione, l'ho firmata, anche perché la condivido e la voterò favorevolmente, perché noi siamo tutti per il bene comune, siamo tutti per il bene della collettività. Però sicuramente dobbiamo cercare anche di far rispettare il ruolo. Io sono certo che la prossima legislatura, o fra 10 anni, o fra 15 anni, ci saranno sindaci che prenderanno posizione in merito. Ad oggi c'è un'amministrazione comunale, piaccia o non piaccia, comunque va rispettata, ma questo non significa che noi dobbiamo dormire. Dobbiamo assumerci anche noi le responsabilità. Posso capire che qualche consigliere comunale ha una verve diversa, però noi siamo anche da sprono. Siamo anche consiglieri, comunque dobbiamo essere anche propositivi. Ma essere propositivi non significa scendere nella bagarre politica. Si può avere comunque una caduta di stile. Uno può essere incisivo con atteggiamenti importanti, ma nel rispetto di tutti. Qua ci sono 30 consiglieri comunali, c'è un presidente, c'è una segretaria, c'è il corpo della polizia municipale, ma soprattutto dobbiamo avere il rispetto di chi ci ascolta. Questo è il nostro obiettivo. Dobbiamo fare passare un messaggio, come posso dire io, di ottimismo. Poi saranno la città, poi valuterà se ha fatto bene un sindaco, un consigliere. Grazie, un assessore. Consigliere Foggia, vado alla conclusione. Vado alla conclusione dicendo che comunque sicuramente l'amministrazione deve, in base anche a quello che hanno dichiarato la maggioranza, che voteranno favorevolmente questa mozione, ha dichiarato pure l'assessore Ballatore, deve cercare comunque, se possibile, impugnare questa convenzione e cercare di comunque di portare, diciamo, di tutelare gli interessi di tutti i cittadini. Questo è il nostro obiettivo, dobbiamo cercare di impugnarla se c'è la possibilità, perché non è che comanda, loro sono ospiti del nostro territorio, loro non dettano legge nella nostra città. Tutto qua. Grazie. Consigliere Foggia. Consigliere Randazzo. Presidente, per fatto personale, quando si dice in quest'aula è accaduto qualcosa, sempre di me si parla. Quindi per cosa è accaduto, consigliere Randazzo? Qua quattro consiglieri comunali intervengono dicendo che consigliere qua Andato. È successo qualcosa di indecoroso, di abbassamento di stile. Sempre io sono l'oggetto della discussione. Consigliere Randazzo, non ho fatto nessun nome. Consigliere Randazzo. No, questo è fatto personale. Quindi io oggi in quella maniera, e quindi è fatto personale, presidente. Chiedo il fatto personale.
Che fatto persona di Sacchedinto? Non lo tutti so che si dissociano, ma qua stiamo scherzando, Presidente. Qua ancora dobbiamo giocare. Mi fa mettere in votazione questo atto rispetto agli altri, Presidente. È finito il tempo dell'essere. Cosa buoni, sta chiedendo la di dire lavoriamo insieme? Sono passati 4 mesi. Grazie. Dove siete? Che avete cosa sta chiedendo? Che avete prodotto? Grazie, consigliere Andazzo. Metto in votazione la mozione numero 18, convenzione triennale tra Siciliana Gas S.p.A., Italgas e Comune di Mazara del Vallo. Chi è favorevole si è seduto, chi è contrario si alza e si dichiari. Votate all'unanimità con l'astensione del consigliere. Allora, dicono il nome, dottoressa. Firenze, Zizzo, Di Gregorio, Randazzo, Tumbiolo, Impeduglia, Alagna, Giacaloni Sidonia, Provenzano, Pernice, Di Liberti, Mauro, Safina, Foggia, Bommarito, Caiazzo, Burzotta, Alestra, La Grutta, Norrito, Marascia, il presidente astenuto il consigliere Ingargiola. Consiglieri, per favore. Si è astenuto il consigliere Ingargiola. Presenti 23, 22 favorevole, 1 astenuto, il punto numero 18 viene approvato. Già il prelievo l'abbiamo votato ieri, c'è il comandante, consigliere Andazzo. Consigliere Andazzo, c'è un prelievo in corso, lei non può chiedere il prelievo al prelievo, non si può prelevare. Quindi passiamo. Consigliere, dopo questo punto. Quindi passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, approvazione del piano di miglioramento dei servizi di polizia locale, articolo 13, legge regionale 1790, riapprovazione anno 2017. Invito consiglieri, per favore, è un atto che sta andando in scadenza, invito il comandante dei vigili urbani a illustrare l'atto. Consiglieri, per favore. Prego, comandante. Grazie Presidente, grazie consiglieri. Io sarò brevissimo perché il nostro piano miglioramento dei servizi della Polizia Municipale per l'anno 2017 reitera un attimo quello che è già stato fatto, è stato approvato nel 2016. Il piano miglioramento dei servizi sta a indicare tutta una serie di attività che la Polizia Municipale ha fatto e che continua a fare per quanto riguarda la parte di lavoro. Una vigilanza sui fenomeni di particolare rilevanza, vari attività di collaborazione con le forze di polizia, formazione, protezione civile e tutto. Questo è quello che noi ci portiamo avanti e cerchiamo di migliorare tutta l'attività che comunque fa parte del nostro corpo. Io non è inutile che vi sto a elencare tutti i punti, se c'è qualcuno che mi vuole fare qualche domanda sono qua a vostra disposizione, grazie. Grazie comandante, invito il segretario a leggere i pareri. Il parere di regolarità tecnica è favorevole, come anche il parere di regolarità contabile. Anche il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole, ma anche il parere della prima commissione consiliare. Consigliere Mauro, l'avete affrontato? Prego, consigliere Mauro. Sta parlando la commissione, parere, consigliere Marascia. Ora gli do la parola. Grazie, signor Presidente, con le consiglieri di Giunta Cittadine. Il parere della prima commissione probabilmente manca per un disguido tecnico, ma il parere è assolutamente favorevole, dal momento che abbiamo invitato il comandante che ha relazionato puntualmente sui necessari chiarimenti che chiedeva la commissione, per cui il parere è certamente favorevole. Grazie. Grazie consigliere Mauro, apro la discussione generale, ha chiesto di parlare il consigliere Marascia, prego, ne ha facoltà. Presidente, Giunta, colleghi consiglieri, cittadini. Dichiaro e sottoscrivo che voterò favorevolmente questo punto e volevo fare i miei complimenti al comandante, al dottor Coppolino, intanto di raggiungere questi obiettivi che si è prefissato, ma soprattutto per il lavoro svolto fino ad oggi.
E volevo complimentarmi e sottolineare l'efficienza e l'efficacia dell'azione che stanno svolgendo a Mazara del Vallo. Adesso sicuramente è una città più ordinata da un punto di vista anche estetico, perché il fatto anche semplicemente di parcheggiare in maniera ordinata, seguendo le regole del codice della strada, o di rispettare gli spazi che sono per esempio per i portatori di handicap, o lasciare liberi gli scivoli e consentire ai portatori di handicap di poter passare attraverso il lungomare, i marciapiedi, questa è sicuramente un'azione importante, ma non perché i cittadini mazzaresi non fossero sensibili al discorso, assolutamente no, però a volte vanno anche stimolati e vanno avviati ad un'azione ancora più importante per il bene della propria città, per cui rinnovo i miei complimenti e auguro al comandante e a tutto il suo staff di raggiungere obiettivi sempre migliori. Grazie Presidente. Grazie dottoressa Marascia. Ha chiesto parlare al consigliere La Grutta, prego, una facoltà. Grazie Presidente, il mio intervento lo dividerò in due parti, sarà breve e circostanziato. Allora, intanto nelle premesse della delibera c'è scritto, si fa riferimento alle coperture finanziarie, per cui si chiede l'approvazione in consiglio, ovvero l'autorizzazione per proporre questo progetto, questo programma, che ho letto nelle linee generali ed è, diciamo, condivisibile. Però praticamente si fa riferimento per le coperture finanziarie a quanto disposto dalla legge regionale 28 del 2014, ovvero la legge di stabilità della regione del 2014. Quindi praticamente si fa riferimento a delle somme che possibilmente, presumibilmente, per quanto ne abbia io contezza del bilancio regionale, probabilmente non saranno queste, perché la legge di stabilità del 2014 ha fatto la sua storia. Sappiamo benissimo tutte le difficoltà e le anomalie che ci sono e che si sono evidenziate nella legge di bilancio regionale, quindi a questo punto il mio interrogativo è: cosa succede se queste somme che noi autorizziamo poi non trovano copertura finanziaria in regione con la nuova legge di bilancio e con la nuova legge di stabilità? Detto questo, quindi superata questa domanda che spero abbia una risposta, l'altra questione riguarda gli obiettivi da raggiungere. Però io vorrei, visto che c'è anche il comandante in aula, che fare il focus su alcune attività a cui spesso, sia in quinta commissione ma anche in consiglio, i consiglieri hanno anche sollecitato l'amministrazione su appunto queste attività su cui farò il focus. Qualche domenica fa, in Piazza dello Scalo, che è una piazza, diciamo, condivisa, nel senso che è uno spazio pubblico cittadino su cui si chiede l'intervento delle forze dell'ordine e quindi anche della Polizia Municipale, perché in quella piazza di domenica avvengono cose che, diciamo, non sono opportune. A parte la frutta, la verdura, a parte i pesci venduti in una certa maniera, qualche domenica fa ho riscontrato, mio malgrado, che addirittura in quella piazza c'erano delle caprette. Avevamo visto delle galline, ora ci sono anche delle caprette. Io ho chiesto in commissione di occuparci di questa cosa, l'ho chiesta anche al comandante Coppolino, gli reitero la richiesta. Parimenti in commissione abbiamo anche valutato l'opportunità di parlare col comandante della Capitaneria di Porto affinché quello spazio demaniale venga, per quanto di competenza, controllato. Quindi il focus è su questa attività in particolare, ma anche su un'altra che sinceramente non so come continuare, diciamo, sta diventando una titiera continua. Questo fenomeno dei parcheggiatori abusivi, la normativa, abbiamo visto che è stata modificata di recente, la normativa prevede che le forze dell'ordine abbiano la possibilità di intervenire per questo fenomeno, cosa che è stata fatta a Trapani con il DASPO.
Quindi con un provvedimento che impedisce a coloro i quali vengono visti, intercettati a chiedere somme, soldi agli avventori automobilisti che vanno là a parcheggiare, si fa un provvedimento che gli si impedisce di stare in quel luogo dove hanno chiesto soldi. A questo primo provvedimento di impedirgli di stare in quella piazza possono seguire, secondo legge, degli altri provvedimenti. Il DASP potrebbe continuare, se l'azione viene reiterata, il DAS potrebbe riguardare l'allontanamento dall'intera città di Mazara del Vallo. Chiaramente, se poi queste procedure non venissero, questi provvedimenti non venissero rispettati, si può procedere anche all'arresto. Quindi, no, vabbè, non, ok. Quindi, se il comandante volesse, diciamo, attenzione, non mi piace, volesse concentrare l'azione, visto che con questi obiettivi potrebbero essere ricompresi anche questo tipo di azioni, con la videosorveglianza riuscire a intercettare chi commette degli atti non consoni, inopportuni, illegali, in modo tale da avere un territorio più vigilato, più controllato e libero da queste situazioni, da questi fenomeni che sinceramente sono veramente non più accettabili. Questa è la mia duplice richiesta: da un lato capire sulle coperture finanziarie più dettagli e dall'altro vedere se ci si può concentrare risolvendo questa situazione in sinergia con le altre forze dell'ordine, ma avendo più presente anche la domenica e anche in quei luoghi dove si svolge non solo l'abusivismo ma anche la richiesta dei soldi per chi parcheggia, in modo tale che ci liberiamo da questa situazione. Non è possibile. Grazie. Grazie alla Grutta. Non vedo nessuno iscritto a parlare. Metto in voto. Consigliere di Firenze, a parlare, prego. Sì, più che altro per esprimere il parere della maggioranza, della parte della maggioranza che rappresento. Esprimiamo un parere favorevole, certamente. È una buona programmazione, va appunto in questa direzione che sta prendendo il comandante Coppolino, nel raggiungimento intanto di obiettivi a breve termine e programmando degli obiettivi a medio e lungo termine. Non gli posso che sempre augurare un buon lavoro. Grazie. Grazie, consigliere Firenze. La risposta che volevo, no, io non voglio, cioè non è che voglio, ma aspetta una mia risposta. Consigliere, chiedo scusa, non avevo capito se lei voleva una mia risposta. La mia risposta è sempre, per quanto riguarda la parte finanziaria, non rimetto alla collega di dare una risposta, non io. Per quanto riguarda la parte operativa, lei sa benissimo i nostri interventi sia su Piazza Scalo sia sui parcheggiatori abusivi. Sono gli atti che parlano, consigliere. Noi DASPO l'abbiamo fatto e sono stati fatti gli interventi. Più di quello che abbiamo fatto, non credo che noi non ce ne siamo curati. Gli interventi li facciamo con l'ausilio anche delle altre forze dell'ordine, a una forma di, non dico di rotazione, ma di controllo. Più di quello che è stato fatto e le carte parlano, non so che cosa dobbiamo fare. È chiaro che non possiamo stare lì H24 fermi su Piazzale Quinci, ma ne abbiamo fatti i sequestri di merce a Piazzetta dello Scalo, sia parte mia, della Guardia Costiera, dei Carabinieri, sono stati fatti. Possiamo e continuiamo, perché il nostro compito è continuare a vigilare, su questo non ci sono dubbi, lo facciamo e lo continuiamo a fare. Però lo so, lei fa la faccia un po' come cosa, mi venga a dire dove la facciamo. Se vuole le porto le carte e le porto anche le risposte, che non diamo solo a lei, diamo anche alla prefettura e diamo agli organi di polizia giudiziaria. Fatti ci sono, i DASP sono stati fatti sia da parte nostra che da parte della polizia, dei Carabinieri, quindi non vedo dove c'è questa mancanza di controllo da parte della polizia municipale. Se poi lei vuole che noi stiamo lì dalla mattina alla sera, purtroppo abbiamo una città grande da seguire. Grazie comandante. Consigliere Di Liberti, prego. Grazie Presidente, anche io voterò positivamente questo atto, però veda comandante, lo sai qual è la sensazione che si percepisce in città?
che le cose dove c'è da incassare tutto va bene, che effettivamente bisogna dire che la città ha un ordine che prima non c'era, quindi bisogna assolutamente dare merito a questo, al corpo della Polizia Municipale. Però le altre cose, che so, controllare le aree dei privati, che su quelle aree c'è di tutto e di più, i parcheggiatori e la vendita abusiva, purtroppo questo segnale netto non si percepisce. Quindi molti considerano che l'intervento della Polizia Municipale sia soltanto diretto verso il recupero o di fare comunque cassa. Dico, io questo spero che si... cioè, questa sensazione serpeggia in città. Quindi io come consigliere comunale invito il comandante ad essere un po' non attento, perché ripeto, si può dare soltanto un giudizio positivo sull'attività fino adesso svolta, però intervenire in modo tale che questa sensazione possa svanire. Grazie. Grazie consigliere Berti. Comandante, prego. La ringrazio. Noi tante volte quello che facciamo, questa è una sensazione un po' errata, noi non è che facciamo cassa, io lo ripeto in continuazione, il nostro servizio è a 360 gradi. Lei mi può dire semplicemente che magari qualche servizio non lo pubblicizziamo perché viene recepito più la contravenzione del divieto di sosta che il nostro sequestro sulle attività commerciali o meno, questo sì. Però è una sensazione che non mi sento di recepire, perché quella si recepisce perché è la contravenzione che si sente, ma noi non lavoriamo solo per fare cassa, lei lo sa. Grazie. Grazie comandante, non vedo nessuno iscritto a parlare, invito i consiglieri a prendere posto che metto in votazione il punto 3 all'ordine del giorno, approvazione piano miglioramenti dei servizi di polizia locale, articolo 13, legge regionale 1790. Rielaborazione anno 2017. Chi è favorevole si è seduto, chi è contrario si alza, che è stato dichiarato. Favorevole Firenze, Zizzo, Di Gregorio, Tumbiolo, Giacaloni Giuseppe, Impeduglia, Alagna, Giacaloni Sidonia, Pernice, consigliere Randazzo è dentro, giusto? Consigliere Randazzo. Favorevole consigliere Randazzo. Di Liberti, Safina, Foggia, La Grutta, Alestra, Mauro, Norrito, Bonmarito, Gaiazzo, Marascia e il Presidente. Di Gregorio ho votato, favorevole Di Gregorio. Consigliere, state seduti perché devo mettere in votazione pure in metà di esecutività. 21 presenti, 21 voti favorevoli, punto numero 3 viene approvato. Metto in votazione in metà di esecutività, che è favorevole si è seduto, che è contrario si alza, che è stato dichiarato. La stessa votazione. In ordine ai lavori, consigliere Randazzo, prego. Presidente, chiedo il prelievo del punto numero 11 e vediamo chi ha a cuore le sorti. Quindi, della città oggi il consigliere Randazzo mette in votazione le richieste di prelievo del punto numero 11 ordine del giorno rinnovo concessione demaniale gasdotto Algeria Italia questione SNAM. Invito il consigliere a prendere posto che ti sto mettendo in votazione il prelievo. Si sta votando, consigliere. Quindi metto in votazione il prelievo numero 11, che è favorevole si è seduto, che è contrario si alzi, che è stato dichiarato. Favorevole Norrito, La Grutta, Mauro, Gaiazzo, Bonmarito, Alestra, Di Liberti, Safina, Foggia, Randazzo, Di Gregorio, Giacalone, astenuto il consigliere Firenze.
Il Presidente. Il Presidente, 14 favorevoli e 2 astenuti. Il prelievo numero 11 viene approvato. Quindi, consigliere Randazzo, prego per illustrare l'atto. Grazie Presidente, quel che rimane della Giunta e quel che rimane del Consiglio Comunale e i cittadini presenti e dietro le telecamere, Presidente, e davanti ai televisori. Credo che maggior dimostrazione di questa a livello di incoerenza e di mancato attaccamento alle sorti di questo territorio oggi non si poteva dimostrare. 3 minuti fa, Presidente, cari cittadini, in quest'Aula si faceva la morale a questa opposizione sul fatto che non c'era attaccamento al bene comune, al territorio, alle questioni che contano in questo territorio, e adesso vediamo la maggioranza consigliare che anzi è coerente con quanto accaduto il lontano 29 luglio 2017, quando in quest'Aula hanno perpetrato la più grande vergogna che questo territorio nell'ultimo trentennio abbia subito, mortificando i cittadini. L'assenza, Presidente, l'assenza di fronte a un fatto evidente, l'assenza di fronte a un dato oggettivo nel momento in cui questa città chiede aiuto alla politica tutta intera, tutti insieme, tutti uniti, quando si dovevano far valere le ragioni di questa città mortificata, capitale dell'ignoranza, capitale della insoddisfazione, capitale dell'assenza della politica e capitale degli interessi personali. Quando il Ministero diceva, Presidente, che l'articolo 6, forse qualcuno 30 anni fa, portando avanti il progetto di installazione delle tubature del gasdotto Mazara Algeria, forse ci ha speculato, forse qualcuno non ha visionato le carte, forse qualcuno non ha controllato i collaudi di quel territorio, e che forse qualcuno adesso ci deve risarcire per questo scempio creato all'interno del nostro territorio, che ha decretato la morte del nostro litorale, che ha decretato la morte del nostro territorio, che ha decretato la morte di 4 strutture balneari che oggi non possono mancare a causa dell'erosione costiera dovuta a questo mostro, a questa SNAM, a questa multinazionale, a queste lobby, a questi poteri forti che oggi nessuno ha il coraggio di contrastare, nessuno ha il coraggio di dire basta, nessuno ha il coraggio di mettere un punto oggi, Presidente. E io oggi assisto ancora una volta, solo perché mi sono permesso, sì, in modi, devo dire, non consuetudinari in questo Consiglio Comunale, di avere una risposta. Abbiate quantomeno il coraggio di dire la verità, se vi siete interessati a questo territorio. Abbiate il coraggio di dire se avete fatto ricorso. Abbiate il coraggio di dire se a questo consulente di 4 soldi che si occupa delle cause perse di questo comune avete fatto scrivere un pezzo di carta riguardo la questione SDAM. Tutto questo oggi non è accaduto e fortunatamente siamo quasi a fine mandato, fortunatamente forse qualcuno va a fare il candidato presidente della provincia, perché fare il presidente un'altra cosa, e fortunatamente questa città si libererà di questo male assoluto che è la politica della inesattezza, la politica del mancato ascolto dei cittadini, la politica dell'ignoranza e soprattutto della mortificazione a quella che è la più grande assise di questa città, che è il Consiglio Comunale, Presidente. Tutto questo passa in secondo piano. I cittadini lo devono sapere, anzi l'hanno capito e l'hanno testimoniato pure nelle elezioni regionali. 500 voti hanno preso. Hanno preso 500 voti, 14 consiglieri comunali, hanno preso 500 voti. E oggi, Presidente, noi, coloro i quali ci tengono a battersi per il territorio, coloro i quali hanno messo la faccia su questo tema mettendosi contro i poteri forti, oggi finalmente, a distanza di 4 mesi, abbiamo il piacere, l'onore di occuparci dei nostri cittadini, di dare una mano al nostro territorio, trattando questo ordine del giorno che è stato redatto a termine di quel famoso Consiglio Comunale aperto in cui c'erano 4 pazzi che chiedevano aiuto all'amministrazione comunale. Presidente, al sindaco della città, onorevole Nicola Cristaldi, i consiglieri comunali Randazzo, Cangeli, La Grutta, Burzotta, Diliberti, Safina, Iacono,
Alestra, Gaiazzo, Norrito e Mauro, Presidente. Vista la seduta di Consiglio Comunale in adunanza aperta in cui è emersa la volontà dei consiglieri comunali presenti di sollecitare gli organi interessati a predisporre gli atti necessari in riferimento alle prescrizioni emerse nell'atto repertorio numero 1055 del 2016, registro atti fermali numero 55 del 29 novembre 2016, dato l'atto di concessione al repertorio appena citato, con particolare riferimento all'articolo 6 dello stesso che così recita: la società concessionaria già titolare di concessione demaniale per la costruzione e la gestione delle tubazioni costituenti il metanodotto in oggetto dovrà porre in essere all'intervento l'eliminazione, la mitigazione degli effetti derivanti l'esercizio della concessione comprensivi di eventuali risarcimenti di lavori allo scopo già effettuati in caso effettivo accertamento del rapporto causale tra l'opera e dei fenomeni riscontrati per quanto attiene i seguenti aspetti. 1. Erosione sul litorale denominato Tonnarella, che vediamo tutti. 2. Danni alle infrastrutture esistenti. Sappiamo benissimo che sono state ripristinate per 3 volte il manto stradale di Tonnarella. Lasciamo stare per come sono stati fatti i lavori e quanto è stato speso e quale tecnico ha avuto affidato la direzione dei lavori e oggi è cascata ancora questa strada, le alterazioni morfologiche indesiderate e nocive dei fondali interessati dalle condutture, i mutamenti patologici degli ecosistemi incompatibili con lo status di aree protette e onere dell'amministrazione beneficiare del risarcimento, sentite bene, o delle amministrazioni proposte alla tutela dei luoghi presentare la documentazione probatoria del rapporto causa-effetto fra la costruzione di quelle tubature, l'esercizio dell'opera in esame e del mutamento nella geomorfologia costiera, nonché i danni a seguito di esso prodottisi. Rilevata la fondatezza delle ragioni emerse nella relazione dei consiglieri proponenti avallate nell'iter istruttorio che ha portato al rinnovo dell'atto in oggetto del Ministero delle Infrastrutture Genocivile Sicilia Calabria Ufficio 4, si impegna in via urgente, e l'urgenza non c'è stato, Presidente, perché sono passati 4 mesi, ma ancora c'è tempo. Il Sindaco Onorevole Nicola Cristaldi, d'accordo con gli enti interessati, di commissionare i relativi studi e consulenze al fine di verificare il nesso fra i fenomeni citati all'articolo 6 e 7 dell'atto di concessione e installazione delle 5 linee di rete del gasdotto Algeria Italia e di interessare l'ufficio legale del Comune di Mazara del Vallo per eventuali opposizioni e azioni risarcitorie d'accordo con la Regione Siciliana. Presidente, chiedo ai consiglieri comunali di trattare il punto. Ringrazio i consiglieri comunali presenti di maggioranza Firenze, Zizzo, Pernice e Giacalone per questo colpo d'orgoglio e marascia. E marascia ben camuffata tra i banchi dell'opposizione, e ve lo prometto, non finisce qui questa questione, verrà interessato il Presidente della Regione. Grazie. Grazie consigliere Randazzo. L'assessore Bonanno era qua in aula che gli voleva rispondere. È successo quello che è successo, si è allontanato per problemi personali. Apro la discussione generale, ha chiesto di parlare il consigliere Mauro, prego ne ha facoltà. Consigliere Marascia, poi c'è lei, consigliere Marascia, c'è un ordine. Consigliere Mauro, facciamo parlare consigliere Marascia. Prego consigliere Marascia. Prego, consigliere Marascia. Grazie, consigliere Mauro. Grazie, Presidente. Colleghi consiglieri, e allora, come vede, chi è qui si assume le responsabilità di essere qui, di lavorare, di portare avanti i lavori. Chi non c'è avrà le sue motivazioni personali. Siccome noi non siamo un'aula di tribunale, non consigliere possiamo Marascia, entrare nel dobbiamo merito. Andare sul punto. Sul punto sto andando, Presidente. Non è giusto. 30 secondi, anzi 10 secondi. E io personalmente voterò favorevolmente il punto proposto e illustrato dal consigliere che mi ha preceduto, perché vede Presidente, nella qualità di consiglieri comunali ci sono temi che vanno, come aveva sottolineato poco fa la dottoressa Alestra, vanno al di là del colore politico, e l'impegno nostro e soprattutto il ruolo che ci è stato affidato dai nostri cittadini e dai nostri concittadini di fiducia è quello di portare avanti anche le loro motivazioni e i loro pensieri. È chiaro che il bene della nostra costa
sta a cuore di tutti. Lo sviluppo turistico della città di Mazara del Vallo passa anche per la zona costiera di Tonnarella, che negli ultimi anni ha subito un importante fenomeno di erosione. Volevo però dire, e ci sono dei dati scientifici e anche una relazione fatta dal geologo, dal dottor Roberto Gallo, che attualmente scientificamente non ci sono dati che dimostrano che l'erosione della zona di Tonnarella è collegata. Non ci sono studi scientifici, ci sono teorie che possono, devono essere verificate. Sicuramente io non sono un geologo, non sono un tecnico, però è chiaro che da quando è stata fatta questa centrale, sono stati messi questi tubi, è chiaro che contemporaneamente è iniziato un fenomeno di erosione. Se sarà collegato, e infatti si chiede una consulenza importante, una consulenza scientifica che dimostri, è chiaro che tutto questo deve essere anche vagliato, verificato, e debbono essere messe in atto delle soluzioni positive per la città di Mazara del Vallo. E poi, Presidente, mi consenta, io con tutta la stima che ho nei confronti di tutti i colleghi consiglieri comunali, però il collega che mi ha preceduto, camuffata, io non mi camuffo dietro nessuna. No, il posto. Ah, posto, era una battuta. Del posto. Ok, del posto. Ah, allora, avevo lo capito sappiamo male. Tutti che avevo fa parte della maggioranza. Male, Presidente, quindi. No, io faccio parte di una maggioranza che ho scelto allora all'interno di una lista civica nella quale sono tutt'oggi, nella lista civica nella quale sono stata io votata come consigliere comunale. Faccio parte della maggioranza, ma ciò non mi scoraggia, forse non so se è il termine esatto, dallo studiare, leggere come fanno tutti i consiglieri comunali ogni punto che viene discusso e a portare avanti all'interno della mia commissione tematiche importanti per il bene della città e a produrre ogni volta che finisce una commissione o un'interrogazione o una nota da sottoporre all'amministrazione comunale, perché i punti di forza vanno elogiati ma i punti di debolezza vanno sottolineati. Grazie Presidente. Sì, grazie signor Presidente, su questo punto credo che sia doveroso intervenire. L'ho già fatto nel primo ordine del giorno che riguardava comunque la rete del gas. Questo è un altro punto che riguarda, spieghiamolo anche ai cittadini, le concessioni trentennali delle condutture che adducono o che trasportano il gas dall'Algeria all'Italia. All'Italia, nel caso specifico ovviamente a Mazara. Consigliere Marascia, io la contraddico perché probabilmente è vero che non ci sono studi scientifici, ma ci sono documenti ufficiali. E c'è un documento ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e delle Regioni Civili e Opere Marittime che certificano, lo certificano in maniera chiara, è una nota ufficiale, certificano che il dissesto idrogeologico della spiaggia di Tonnarella e dell'intera costa della città di Mazara del Vallo è legato a quell'opera delle condotte. E non solo, affermano anche, come dicevo poc'anzi, che quelle opere, quei lavori non sono state eseguite a regola d'arte. Quindi invitavano la SNAM a rifare i lavori e a cercare di mitigare l'effetto del dissesto idrogeologico. Credo che questo documento sia un aspetto importante della questione. Perché dico questo? Perché nelle varie conferenze di servizio che sono state svolte nel corso degli anni, quelle erano le sedi nelle quali gli interlocutori potevano fare valere le proprie ragioni. Il Comune di Mazara del Vallo, il sindaco Cristaldi, poteva dire all'interno di quelle conferenze di servizio, con documenti alla mano, ovviamente non è con documenti dell'amministrazione, documenti ufficiali, allora noi prendiamo atto del parere espresso del Ministero delle Infrastrutture e chiediamo alla SNAM, affinché la concessione possa essere rinnovata, chiediamo alla SNAM di ripristinare i lavori e di risarcire la città di Mazara del Vallo, perché questo è il punto è. Risarcire la città di Mazara del Vallo, perché 30 anni fa quella concessione è stata concessa sulla scorta di alcuni impegni che la SNAM doveva ottemperare nei confronti della città di Mazara del Vallo.
Ora, alla luce del dissesto che c'è su Tonnerella, credo che c'erano tutte le condizioni affinché si potessero fare valere la regione della città, non del consigliere Mauro, ma dei cittadini. Quando si chiedono, quando si chiede alla SNAM, per esempio, di effettuare un predisporre un progetto di rifacimento della specie Tonnerella, non chiediamo fatti personali. Agiamo, non dimentichiamo che chi riveste il ruolo di istituzione, di consigliere comunale, agisce sempre nell'interesse generale, non dimentichiamolo questo aspetto. Se siamo in consiglio comunale a dibattere di queste cose, mi dispiace che gran parte della maggioranza abbia mandato l'aula, ma io tengo, come dire, a sottolineare la presenza di 3-4 consiglieri della maggioranza che sono in aula, che garantiscono il dibattito. Non capisco perché abbandonano l'aula. Non capisco perché nel Consiglio Comunale che si è tenuto aperto era completamente assente la maggioranza. A difesa di quale posizione? O cosa si vuole nascondere dietro un atteggiamento di ostruzionismo o di mancata partecipazione al dibattito? Stiamo discutendo di un fatto che potrebbe segnare la svolta per la città, Presidente. Perché se ci venisse concesso dalla SNAM, per esempio, il ripascimento della spiaggia di Tonnerella, se ci venisse concesso alla SNAM, per esempio, una tariffa più agevolata per i cittadini, se ci venisse concesso alla SNAM la metanizzazione dell'intero territorio, come dire, questi sono motivi di arricchimento per il cittadino e per l'intera collettività. Di queste cose vogliamo parlare. E non è una polemica spicciola o pregiudiziale, come dico sempre. Ci sono documenti alla mano e se quella concessione è stata rinnovata decisamente, grandissima responsabilità a questa amministrazione, in particolare al sindaco Cristate, perché dovrebbe spiegare alla città, ai cittadini, perché non si è presentato alle 3 diverse conferenze di servizio. E questo è il motivo che la città, come dire, deve aver chiaro. Vogliamo sapere per quale motivo il sindaco non si è presentato a 3 diverse conferenze di servizio su un tema così importante. Qual è il motivo? Che lo spiega alla città. Detto questo, noi siccome come dire, non siamo soltanto interessati alla polemica, signor Presidente, o alla critica, ci sono le condizioni previste nella convenzione, in particolare all'articolo 6, abbiamo detto il consigliere, articolo 7, che il sindaco, l'amministrazione, attraverso come dire, una serie di studi, può far valere le proprie ragioni. Siamo ancora in tempo se c'è la volontà. Ma io mi chiedo, c'è questa volontà, consigliere Alesta, o non c'è? Perché a questo punto il dubbio ce l'ho. E soprattutto, se non c'è questa volontà, perché non si ha questa volontà? Cosa c'è dietro? Io non parlo di poteri forti come parlavo con il consigliere Randazzo, a torto o a ragione. A me questa cosa prende le proprie responsabilità. A me questa cosa non interessa. Io siccome sono, vedo oltre, signor Presidente, in questa città purtroppo giovani non ce ne sono più, ma un minimo di futuro lo vogliamo dare a questa città. A chi vuole davvero investire in questa città. Non dimentichiamo che 4 strutture balneari non sono riuscite a montare grazie all'erosione della spiaggia. Quindi parliamo di turismo rispetto a che cosa? In maniera o in senso accademico? Se lo vogliamo fare lo possiamo anche fare. Però credo che ci siano le condizioni, signor Presidente, e in questo, veda, questa non è una vicenda che ha un colore politico, non è né di maggioranza né di opposizione. Credo che è una vicenda che debba vedere, coinvolto le intere forze politiche. Le istituzioni, l'amministrazione, il sindaco e il consiglio comunale. Ci sono le condizioni per poter rivedere quella concessione e soprattutto, e chiudo, per poter essere risarciti del disastro che quella struttura ha creato alla città di Mazara del Vallo, con i rischi che sono insiti a quella localizzazione. Perché non dimentichiamo che non è successo mai nulla, signor Presidente, e sono certo, probabilmente, spero che non succeda mai nulla, ma quello è un sito sensibile. Quando ci sono situazioni particolari, quello viene considerato un sito sensibile e necessita la, come dire, la maggiore attenzione possibile. Grazie. Quindi spero come dire, in un colpo d'ala, un colpo di reni di questo sindaco che si candida a governare la provincia, ma credo che prima di governare la provincia debba governare la propria città garantendo un futuro a questa città. Grazie. Grazie, consigliere Mauro. Consigliere Firenze, prego. Sì, grazie, signor Presidente. Come vedete la maggioranza è stata in Consiglio Comunale e ha mantenuto il numero legale, quindi ne do atto che qualcuno l'abbia evidenziato e comunque ci tenevo a precisare che come al solito ribadisco che la maggioranza non è che in certi momenti è minoranza e in certi momenti è maggioranza, come la minoranza ritengo dovrebbe svolgere sempre un ruolo di difesa dei diritti dei cittadini.
capisco che magari per vena politica si possa mettere in evidenza, si voglia mettere in evidenza mancanze che non ci sono, ma comunque ci sta nella politica e direi che praticamente facciamola passare. Però certi atteggiamenti che ci sono stati oggi abbastanza irrequieti, diciamo, che sfiorano la legalità a momenti, giustamente ci tenevo a precisare per il mio carattere di mantenere sempre la calma e giustamente portare la situazione nei temi di ragionamenti normali. La mozione che abbiamo votato, il prelievo, come giustamente aveva chiesto il consigliere Randazzo, non abbiamo motivo di non votarla favorevolmente, perché in effetti, diciamo, le analisi bisogna farle, vedere, anche se in commissione ne abbiamo approfondita tante volte la questione, invitando appunto dei tecnici, dei geologi, dove dicono, a differenza di quello che diceva il consigliere Mauro, ma sono anche dei tecnici, non possono praticamente accertare in maniera, diciamo, precisa che ci sia un danno da parte, diciamo, causato da parte degli enti in questione. Quindi che ci siano dei studi più approfonditi, che ben vengano. Quindi votiamo favorevolmente la mozione e ci auguriamo che nell'interesse della città ci siano sempre più benefici delle azioni che possiamo svolgere. Grazie. Grazie consigliere Ferenzi. Consigliere Safina. Grazie Presidente. Andiamo avanti così, sarò mettiamo in votazione questa mozione. Sarò breve Presidente, grazie per avermi dato la parola. Come se si ricorda Presidente, io tempo fa durante quel consiglio aperto avevo espresso un parere, un pensiero, dicendo che se l'amministrazione non avesse provveduto a interessarsi di questo argomento, se lo potevamo fare noi con personale esterno all'amministrazione. Non so se rientra nei compiti dei consiglieri comunali avvalersi di una consulenza esterna, magari la paghiamo noi stessi, per dare modo di iniziare un percorso di verifiche su quello che è successo. Vero è che ci sono studi che dicono che non danno la certezza che il danno potrebbe essere dalla SNAM, ma è pur vero anche il contrario. Se non si può provare che è stata la SNAM, non si può provare che non è stata la SNAM. Ma è pur vero anche negli occhi di tutti che i lavori fatti all'epoca dei fatti non corrispondono a quello del progetto, cioè la canalizzazione del tubo che arriva dall'Algeria doveva essere fatta in trincea anziché in salita, quindi qualche errore iniziale finale c'è stato. Non parlo di tutto quello che è successo in quel periodo nel 1981, però negli occhi di tutti c'è che l'arrivo di quel tubo non corrisponde al progetto iniziale, mi spiego, incassato a trincea, per non modificare le correnti e tutto quello che poteva succedere, cosa che la natura ha fatto il sopravvento, è stata modificata, si è incavolata con noi stessi e sta succedendo quel che è successo, la scomparsa, parte della scomparsa di Tonnarella, che continuando su questo aspetto fra 30 anni e forse anche meno non esisterà più Tonnarella, altro che lidi, altro che turismo. Quindi caro Presidente, e mi ripeto, sono argomenti che devono interessare giorno dopo giorno i consiglieri comunali, dobbiamo essere vigili e attenti a tutto quello che potrebbe succedere nel bene e nel male. Ci chiamano. Sono questi gli argomenti che fanno valere la nostra posizione, di maggioranza e opposizione, tutta assieme. E l'ho detto, se l'amministrazione non ha interesse, tra virgolette, intenzioni, a mettersi contro un colosso che si chiama SNAM, noi consiglieri comunali, amore, parte dei consiglieri comunali, siamo pronti a pagare un legale, perché è già stato allertato, a iniziare un processo contro questa maxi struttura. E vedremo chi avrà ragione, se è stata la SNAM o non è stata la SNAM a procurare tutto questo danno. Siamo pronti tutti assieme, coloro i quali ci stanno, che sto preparando un documento e lo metterò a firma dei consiglieri comunali che mi verranno dietro, e pagheremo noi questi soggetti tecnici per provare se abbiamo ragione o meno, se la città di Mazara del Vallo ha ragione, non se il consigliere comunale ha ragione, perché noi siamo per la città di Mazara del Vallo, per quello che lasceremo, non per quello che abbiamo ricevuto nel passato, danni. E qualsiasi sindaco che c'è,
candidato da candidare. Il primo punto del suo programma deve essere il bene, senza ombre, della propria città, perché questo lo farà grande nel momento in cui verrà eletto e lo farà grande durante il suo percorso di vita che gli rimarrà. Portare un nome per il bene della città, non per essere colluso contro la città. Quindi io invito coloro che ci stanno, se l'amministrazione non ha intenzione, per tempo, per volontà, per soldi, lo faremo noi, come abbiamo fatto con la esternalizzazione dei servizi, facendolo noi, chiedendo un avvocato pronto a difenderci e a portare avanti queste istanze. Grazie. Grazie consigliere Safino, consigliere Foggia, prego. Anche lei breve, prego. Grazie presidente, amministrazione, colleghi consiglieri. Ha detto bene poco fa il consigliere Safina in merito a questo dissesto idrologico. Certo, se ne parla adesso, ma è pure vero che la spiaggia Tondaralla è stata distrutta dalla mala politica degli ultimi 20 anni. Perché se Tondaralla è arrivata fino a questo punto, nessuno dei sindaci che hanno governato questa città non si possono assumere delle responsabilità, destra, sinistra e centro. Tondaralla non è in questi 4-5 anni che è scomparsa. Tondaralla è che ha questo, diciamo, il problema dell'erosione, e che inteso Tondaralla da almeno 20 anni. E certo 20 anni fa non c'era il consigliere Foggia, il consigliere che siamo qui presenti. Però ognuno ha la sua storia e non ho mai visto mozioni che impegnavano allora gli altri sindaci ad assumere questa responsabilità nell'interesse di fare il ripascimento per la spiaggia Tondaralla. Io non sono un tecnico, però mi fido anche dei gestori di lidi. Infatti ho detto poco fa che ho presentato un'interrogazione del 2014 figlia di uno studio e di alcune testimonianze date da chi gestiva i lidi in quel periodo, e hanno detto che da quando comunque è stata modificata questa condotta dall'Algeria a Mazara sono state modificate le correnti del mare che hanno portato all'erosione. Non lo dichiaro io, lo dicono loro che vivono Tondaralla giorno dopo giorno, anno dopo anno. Sicuramente la politica si deve assumere delle forti responsabilità. Io ho apprezzato l'impegno del sindaco per quanto riguarda la spiaggia in città, lodevole. Prima c'erano le nutrie, ora possiamo dire che c'è una spiaggia. Ma sicuramente non si è fatto tanto per questa Tondaralla. Questo è un obiettivo comune, un bene comune, come l'ospedale, come la spiaggia, come tante altre cose. Certo vedo qua molta gente che fanno la morale sul problema della spiaggia, avrei preferito questa verve anche sul problema della sanità, che siamo stati un pochettino pure tutti un po' silenti, 2-3 persone hanno messo la faccia. Il bene comune si porta sempre avanti o niente. O si fanno gli interessi della collettività sempre o niente. Questa è la grande prova di maturità che deve dare la politica mazzarese oggi, non a convenienza, o perché prima c'era un sindaco o perché prima c'era un altro assessore. Ed insomma che tutti si scagliano solo contro un sindaco. Io sono stato sempre onesto fino in fondo in questi 8 anni fa, in questi 8 anni. Mi sono assunto sempre le mie responsabilità e ho lavorato sempre per la collettività. Questo è un ordine del giorno che io sottoscrivo. Ma io già nel 2014 avevo attenzionato questo problema e avevo impegnato l'amministrazione comunale a sensibilizzare quella parte della SNAM. Quindi l'impegno c'è sempre, non a convenienza. Le campagne elettorali sono finite, però l'impegno va preso in maniera seria e concreta, se no poi si scende, diciamo, una politica di bassa lega, di non ritorno. Quindi l'impegno su Tondaralla deve essere un impegno primario di tutti, come deve essere quello dell'ospedale, come tanti altri problemi di questa collettività. Solo così bisogna essere, si è coerenti, bisogna essere onesti intellettualmente. Consigliere Foggia, vado alla conclusione. Io sono rimasto in aula perché questo è un problema che comunque già sentivo da 5-6 anni fa. Ho messo sempre la faccia, a prescindere dal colore politico. Questo non è un problema, come dicevano i consiglieri comunali, che è di problema partitico. Questo è un problema che deve risolvere la politica mazzarese e, se possibile, impugnare questa convenzione, che venga fatta subito, con l'obiettivo di ridare quella spiaggia ai cittadini mazzaresi. Grazie. Grazie consigliere Foggia, non vedo più consigliere Lagutti. Prego. Non avevi chiesto di parlare, così poi mettiamo. Certo presidente, grazie, la ringrazio. Io volevo ancora una volta specificare e precisare
certi passaggi in modo che siano chiari ai cittadini ma anche a tutti i consiglieri comunali. Vede Presidente, c'è differenza fra l'atto indirizzo presentato poc'anzi sulla questione delle tubazioni del cittadine, su cui ha competenza diretta il Comune e nessun altro, e su questo atto indirizzo che condivido pienamente, tant'è che ho firmato e sottoscritto, che riguarda invece l'altra questione, ovvero la SNAM. Facciamo un piccolo salto indietro nel tempo. Eravamo nel 1992. Consiglieri comunali di allora riuniti erano Mirabile Giacomo, Genova Santoro, Zaccaria Gasperino, Ingargiola Vincenzo, Bertolino Antonio, Ballatore Vito, Caradonna Vito, Sciacca Salvatore, Bruno Vito, Quinci Giovan Battista, Misuraca Angelo, Vella Nicolò, Messina Giovanni, Buongiorno Pietro, Foraci Pietro, Calafato Vincenzo, Arena Antonino, Ingargiola Pietro, De Santi Alberto, Mannone Filippo, Pecunia Matteo, Burzotta Giuseppe, Crocchiolo Leonardo, era assente così come Buongiorno Pietro, Giaramidaro Giovanni, Bocina Gaspare, Tumbarello Rosario, Di Giovanni Pietro, Mezzapelle Bartolomeo, Barracco Vito, Colicchia Giuseppe, Parninello Giacomo, Giacalone Nicolò, Asaro Andrea, Ingargiola Francesca, Iemmola Calcedonio, Sinagori Vito, Messina Salvatore, assente, Cristaldi Nicolò, assente ma poi entra in aula e fa la dichiarazione. Consigliere Grutto, come si sta dicendo? Torrente Vito, Norrito Aurelio. Formazione di calcio. Di questa situazione. Allora, la delibera. Sì, Presidente, non mi interrompa, mi faccia esprimere tranquillamente. Questo fu l'atto del Consiglio Comunale avente oggetto progetto SNAM, opere di potenziamento, importazione gas dall'Algeria, tratto compreso tra la Battigia e l'area Troppole, parere ai sensi dell'articolo 7, eccetera, eccetera. Voglio leggere l'intervento che fece. Cos'è la Grutta? Gli rimangono due minuti, quindi vada alla conclusione. Presidente, allora Cristaldi dichiarò, annunciò il suo voto contrario. Leggo testualmente. Cristaldi annuncia il voto contrario del gruppo del Movimento Sociale al punto in trattazione per le seguenti motivazioni. Perché, pur non ponendosi il problema della sicurezza, anche ritenendo valide le preoccupazioni dell'ingegnere Pecuna, ritiene che la SNAM, malgrado la sua grande potenzialità economica e progettuale, nulla ha fatto per essere presente a Mazara e per inserirsi nel circuito economico cittadino. Questo dichiara lui. Perché occorre chiedere alla SNAM con grande dignità e senza alcuna azione di baratto la predisposizione di un programma di sviluppo economico della città di Mazara del Vallo, stante che i risultati del primo insediamento possano definirsi deludenti. Perché con il concerto dei tecnici del Comune vada portata avanti un'azione costante e diretta ad ottenere la metanizzazione del centro storico cittadino, a sperimentare un piano di metanizzazione e illuminazione del centro storico, a richiedere condizioni più vantaggiose per la città in relazione al costo del gas, peraltro maggiore rispetto a quello degli altri centri, perché non è apparso abbastanza limpido il comportamento della SNAM nell'operazione del recupero del Demetrio, in quanto il diniego alla fine è stato motivato dal costo dell'operazione, determinata in lire 1,5 miliardi, costo questo che sarà assunto dalla regione siciliana, perché al momento opportuno, dichiara Cristaldi nel 92, al momento opportuno andrà riveduto e discusso attentamente il contenuto della convenzione con la Siciliana Gas, l'altra questione, in quanto il comportamento di tale società non può ritenersi confacente agli interessi della città. Io mi sento di condividere in toto quello che Nicola Cristaldi nel 92 dichiarò in quel consiglio comunale. Detto questo, Presidente, dico anche un'altra cosa, la conclusione. Bene, guardi, la competenza per il demanio marittimo in riunione viene chiamato anche il comune, ce l'hanno tutti gli enti che hanno qualche cosa da dire su quella zona per quanto riguarda questo insediamento della SNAM, quelle tubazioni. Ebbene, siccome la competenza non è solamente comunale, intanto condivido la mozione perché effettivamente anche io voglio impegnare il sindaco Nicola Cristaldi, d'accordo con gli enti interessati, di commissionare i relativi studi e consulenze al fine di verificare il nesso tra i fenomeni citati all'articolo 6 e 7, ovvero se effettivamente la città ha avuto danno, il demanio ha avuto danno. Ma c'è di più, Presidente. Ancora, vede, il Parlamento regionale, l'AS non si è insediata, forse se non sbaglio si insediava oggi, non ricordo, comunque. La competenza ce l'ha anche la Regione su questa cosa. Io, caro consigliere Randazzo, chiedo
intanto a tutti i consiglieri comunali che hanno possibilità di farlo, e ce l'abbiamo tutti, di intervenire presso la Regione affinché anche la Regione si attivi per il rispetto e la tutela del territorio, anche la Regione, così come impegniamo il Sindaco e il Comune, si attivi per far rispettare gli articoli 6 e 7 di quella convenzione. Ecco perché mi impegno, Presidente, ma veramente già l'ho fatto, stiamo studiando da tempo, a portare questa discussione anche al tavolo regionale, al Presidente Musumeci, alla Commissione che si occupa di ambiente, a tutti coloro i quali, a Energia anche in Regione, a tutti coloro i quali hanno interesse a tutelare il territorio. Questo è l'impegno del Movimento 5 Stelle su questa cosa, oltre al voto singolo su questa situazione. Grazie, consigliere Agutta. Presidente, lei vuole tarparmi un attimo? No, consigliere, gli ho fatto parlare oggi. Va bene, comunque l'intenzione è stata ben dichiarata, quindi la partita non finisce qui, proseguirà in Regione appena Tancredi avrà la possibilità effettivamente di insediarsi, e lì cominceremo la battaglia per la città anche da lì. Grazie consigliere Lagrutta. Consigliere Lestri, prego. No, perché possiamo mettere in votazione questo e poi andiamo avanti? No. Un minuto, consigliere Alistra, prego. La ringrazio, Presidente, per avermi dato la parola. Lei lo sa, io non mi dilungo mai nei miei interventi, quindi sarò breve anche questa volta. No, volevo fare una considerazione sul fatto che è bello ascoltare dall'intervento del 1992 che il sindaco Cristaldi la pensava allora esattamente come la pensiamo oggi noi, proprio allo stesso modo. Allora quello che ci chiediamo è perché le cose sono cambiate adesso che lui ha veramente può distribuire le carte in tavola e quindi poter tenere le redini del gioco. Cioè non si capisce com'è che dice esattamente quello che noi diciamo. La SNAM deve risarcire in qualche modo la città di Mazara per avere usufruito di questa concessione demaniale. E allora cosa cambia oggi rispetto al 1992? Cosa cambia nel senso che l'assenza dell'amministrazione anche in questo momento in cui stiamo discutendo e stiamo parlando di questa delibera è evidente. Cioè noi non stiamo in questo momento, cioè stiamo parlando tra noi e i nostri concittadini, ma sicuramente non con l'amministrazione che è ancora una volta assente, come è stata assente durante il Consiglio Comunale aperto della scorsa estate. E comunque, come hanno fatto anche i miei colleghi consiglieri, voglio fare un plauso a quei consiglieri di maggioranza che oggi sono presenti in quest'aula, che mantengono il numero legale, ci consentono di votare questa delibera, e vorrei però sottolineare che qualcuno che ha avuto modo di dire più volte che ieri l'opposizione è uscita dall'aula, oggi non si trova in aula, e queste cose hanno un po' la loro importanza. Non vedo più nessuno iscritto a parlare, metto in votazione il punto 11 all'ordine del giorno, rinnovo concessione demaniale gasdotto Algeria Italia, questione SNAM. Che favorevole sia seduto, che il contrario si alzi, che sia seduto dichiari. Favorevole Marascia, Norrito, La Grutta, Foggia, Alestra, Di Liberti, Safina, Bonmarito, Gaiazzo, Randazzo, Giacalone Giuseppe, Di Gregorio, Firenze, Pernice e il Presidente. Quindici voti favorevole, quindi il punto numero 11 viene approvato. Invito i consiglieri a rimanere in aula, ci sono due debiti fuori bilancio che... Passiamo al punto numero 4 dell'ordine del giorno, il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza numero 135/2017 pronunciato dal giudice di pace di Marsala nella causa promossa da Mazza Anna contro Comune Mazara e Vallo. Invito il segretario generale a illustrare e dire i pareri. Prego, segretario. Si tratta di un debito fuori bilancio scaturente da una sentenza del giudice di pace, per cui si tratta di un debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A del testo unico degli enti locali nei confronti della signora Mazza Anna nata Castrovillari. Alla liquidazione della spesa si provvederà dopo la legittimazione del Consiglio Comunale
per andare a pagare i 353,96 euro che discendono da questa sentenza. Ovviamente si chiede anche l'immediata esecutività, i pareri sono tutti favorevoli, sia quello di regolarità tecnica, contabile, dei revisori e della prima commissione. Grazie segretario, apro la discussione generale. Ha chiesto di parlare il consigliere Crutta, prego, ne ha facoltà. Presidente, ricordo male, questo il debito mi dice la cifra, 350 euro. Okay, praticamente, in buona sostanza, sarebbe stata erogata una multa a un mezzo, dopodiché la signora che è legittimamente proprietaria del mezzo dichiara che questo mezzo in realtà non si trovava a Mazara, non era nelle sue, cioè nemmeno la signora, la proprietaria era effettivamente a Mazara, quindi praticamente è stato rilevato, a quanto ho capito bene, perché sono due debiti simili. Se non ricordo male, questo attiene al fatto che un mezzo era nel centro storico, nella ZTL, sarebbe stato intercettato e multato. Sarebbe stata commissionata questa multa a quella targa e a quella macchina, a quanto ho capito, dopodiché la signora dichiara e dice: ma guardate che io a Mazara non c'ero, la macchina addirittura credo l'abbia pure dismessa, e il comune viene condannato non solo a non, cioè, non far pagare la multa di fatto, perché, ma viene pagato a 350 euro di spese. La domanda è la seguente: ma questa benedetta videosorveglianza, perché questo fatto mi inquieta, se un mezzo viene intercettato e dà un numero di targa, se questo mezzo è passato dalle telecamere della videosorveglianza cittadina, è probabile e possibile, approfondendo, capire se effettivamente il mezzo, per esempio, o sia stato rubato e quindi vedere chi stava portando il mezzo, oppure la targa effettivamente era quella, era stata applicata a un altro mezzo, cioè con la videosorveglianza si potrebbe vedere, perché a questo punto io non credo che il vigile urbano abbia sognato, credo che la targa è facile leggerla. Quindi a questo punto io chiedo impegno al comando dei vigili urbani, al comandante, di andare oltre, di verificare tutti i dettagli di questa condanna, andare a vedere se è possibile quel filmato, se ce l'abbiamo, e eventualmente andare a intercettare se c'è qualcuno che in maniera illecita utilizza targhe e mezzi. Grazie. Che non dovrebbe avere, perché questa cosa mi inquieta tantissimo. A questo punto dico: che ci faceva nel centro storico qualcun altro con qualche altra macchina ma con quella targa? Grazie consigliere Crutta, non vedo nessuno iscritto a parlare, metto in votazione il punto 4 all'ordine del giorno, il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza 135/2017 pronunciata dal giudice Pace di Marsala nella causa promossa da Mazzanna contro Comune Mazara del Vallo. Che favorevole si è seduto, che contrario si alza, che è seduto a dichiarare. Favorevole la Crutta, Marascia, Foggia, Bonmarito, Norrito, Safina, Alestra, Di Liberti, Firenze, Pernice, Randazzo, Di Gregorio, Gaiazzo, il presidente, ha astenuto il consigliere Randazzo. Consiglieri, una gentilezza, prendete posto, perché così stiamo sbagliando la votazione. Astenuti solo il consigliere Randazzo. Dopo ciò tutti favorevoli. Quanti siete? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 13 favorevole, 1 astenuto, il punto numero 4 viene approvato. Metto in votazione immediata esecutività, che favorevole sia seduto, che contrario si alzi, che seduto di cari. La stessa votazione. Passiamo al punto 5 all'ordine del giorno, il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza 280/2017 pronunciato dal giudice Pace di Marsala nella causa promossa da Michele Gianluca contro Comune Mazara del Vallo. Prego il segretario di illustrare l'atto. In questo caso si tratta di una sentenza che dobbiamo ottemperare, per cui è riconoscibile il debito ai sensi di legge. La liquidazione si provvederà alla liquidazione per l'importo di 261,33 euro, si provvederà dopo l'approvazione del Consiglio Comunale. I pareri sono tutti favorevoli. Grazie segretario, apre la discussione generale, consigliere Crutta, prego. Presidente, questa è ancora più bella, perché onestamente io
Sono rimasto un attimo. Sono debiti fuori bilancio con sentenza. Sì, ma nessuno mette in discussione la sentenza, però la giustizia, le norme italiane consentono anche questo tipo di situazioni. Io chiedo sempre, siccome non ho purtroppo fra tante carte il documento specifico davanti, non riesco a trovarlo, però chiedo al segretario generale di se sbaglio, riguarda una multa presa ad un mezzo su un marciapiede, che viene praticamente tolta la multa e viene condannato il comune. E questo, la fattispecie è questa? Ok. Praticamente, cari cittadini, è successa una cosa in città. Un mezzo è stato parcheggiato dove non doveva essere parcheggiato, a mio avviso, su un marciapiede, però siccome il proprietario del mezzo stava facendo un intervento per conto dell'ASP presso, non ricordo se era presso l'ospedale o presso l'area d'emergenza, a quel punto la multa gli viene tolta, perché c'è una legge che specifica e dice che se tu stai eseguendo praticamente un'azione importante di quel tipo, puoi parcheggiare anche sul marciapiede. Ora, io non discuto né la sentenza, perché il giudice, se c'è la legge, deve mettere forza questa sentenza, né tantomeno il fatto che un vigile passando abbia visto e constatato di un mezzo parcheggiato evidentemente sul marciapiede e quindi andava multato, non poteva sapere che il proprietario del mezzo stava andando, oppure chi usufruiva del mezzo stava andando a fare una certa opera per cui poi gli si consentiva di togliergli la multa. Però dico, ma ci rendiamo conto, cari cittadini, di come funziona il sistema legislativo italiano? Grazie. Cioè, tu trovi un mezzo e io mi metto nei panni del vigile urbano parcheggiato in un posto dove non deve esserci, gli fai la multa, dopodiché c'è una legge che consente non solo di aver tolto la multa ma pure di chiedere il risarcimento danni al comune. E quindi noi chiediamo poi ai cittadini le 260 euro, che in sé sono una cifra piccolissima, però chiediamo le 260 euro per una fattispecie che dal punto di vista legale esiste, ma secondo me andrebbe cambiata. Grazie consigliere Grutta, non vedo più nessuno scritto a parlare, metto in votazione il punto 5 all'ordine del giorno. Che è favorevole seduto, che contrario si alzi, che seduto di Cari. Favorevole di Liberti, Foggia, Alestra, Norrito, Randazzo, La Grutta, Marascia, Safina, Di Gregorio, Firenze e Presidente. Undici voti favorevole, non c'è il numero legale, ci aggiorniamo alla prossima. Buongiorno a tutti, grazie.